Radio Cigliano presenta Dopo cena con. Quattro chiacchiere con tanti ospiti sulla radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Buonasera, buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano, giovedì 8 marzo 2018, giornata della festa della donna. Siamo contenti di questa festività che è bello ricordare. A qualcuno rompe un po' le palle, però che ce frega, è importante è che sia ricordata. 8 marzo 2018 in diretta su Radio Cigliano, sono le 21 spaccate e siete a Dopo Cena Con, la trasmissione del giovedì, quella in cui io mi riposo un pochino perché ci sono gli ospiti e questa sera due ospiti più eterogenei di così non li potevo trovare, scovare e portare in diretta su Radio Cigliano. Signore e signori, qui a Dopo Cena Con ci sono Valentina Mari e Simone D'Andrea. Ciao, 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 là, siamo là, ah, come ciao. State? Tutto e ricordati bene? Che ci siamo scovati noi. Vi siete scovati voi, sì, è vero. Sì, non ci hai invitato insieme. Di solito faccio un cappello iniziale, ma stavolta lo derogo un pochino. Perché questo? Perché l'ho chiesto a Simone, l'ho chiesto a Valentina e tutte e due erano un po' titubanti. Poi stavamo facendo una serie insieme, stavamo lavorando insieme. E io mi sono accollata. E tu te sei accollata subito. E ha fatto bene, hai fatto una spalla. C'è una spalla alla grande. Allora, qualche secondo semplicemente per ricordarvi quelli che sono i vostri compiti. Se volete, per essere con noi super social insieme a noi su Radio Cigliano, condividete il video che state vedendo in questo momento su Facebook, se siete su Facebook ovviamente, sulla vostra pagina. È l'unica maniera in cui Radio Cigliano si fa pubblicità, con il gradimento vostro. Se vi piace, pubblicizzateci e andremo avanti così e sarà sempre bellissimo. 328-7948-796 è il WhatsApp per essere super social con noi. Potete farci tre cose stasera. Uno, mandarci il vostro contro selfie. Scattatevi una foto e mandatecela. Noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi. La manderemo in onda, in diretta, e in questa maniera ci scambieremo uno sguardo negli occhi e sarà bello conoscersi. Seconda cosa, a un certo punto della serata, quando avremo scaldato, ci sarà il contest. Valentina e Simone hanno portato una clip di un loro doppiaggio, io l'ho trascritta fedelmente qui sul foglio, loro la leggeranno in maniera neutra, con una recitazione neutra. Starà a voi indovinare da quale film, da quale doppiaggio è stata tratta. Chi indovinerà, non, come dico sempre, non avrà una crociera ai Caraibi perché non ce la possiamo permettere, anzi potremmo darvi noi Libano e magari ci mandate qualche spiccio che non sarebbe male, però... vi omaggeremo con una fotografia autografata con il vostro nome di Valentina e una di Simone, a seconda di chi indovinerà il contest di ognuno di loro. Tutto questo solo ed esclusivamente su WhatsApp, non sulla chat di Facebook, su WhatsApp 328-7948-796. Poi a un certo punto vi omaggeremo anche con un selfie di giornata che ci faremo tutti e tre insieme e ve lo mandiamo come ringraziamento per averci seguiti. Poi dopo un po' ci sarà anche il questionario di Proust per conoscere meglio Valentina e Simone, che sono qui accanto a me. Mi raccomando, condividete questo video sulla vostra pagina Facebook e faccio subito un appello YouTube. Voi sapete che YouTube ha messo delle limitazioni per quanto riguarda chi ha un canale e che ha meno di 1000 iscritti. Siamo a 958, ne mancano meno di 50. Pazzesco. Iscrivetevi, perché in questa maniera sblocchiamo le limitazioni di YouTube. Siete stati grandi, tanta gente si è iscritta anche durante questa settimana, ma questa sera durante la trasmissione voglio vedere veramente tanti iscritti, ne voglio vedere tantissimi. Pagina Facebook di Radio Cigliano, andate, mettete un like, è l'applauso, è come a teatro quando vedete una bella cosa e fate un applauso. Like sulla pagina, sarete sempre informati di tutte le iniziative, di tutte le trasmissioni, di tutte le dirette e vedrete anche tutte le dirette di Radio Cigliano, quindi mi raccomando, mettete un like alla pagina Radio Cigliano. www.radio.cigliano.org, pagina web, qui trovate tutto, le dirette, l'ascolta live, il palinsesto, tutti i video di YouTube. Perché non andarci ogni tanto? Memorizzatela sul vostro browser o sul vostro telefonino e mi raccomando, app per iOS o Android Radio Cigliano, scaricatela e in questa maniera avrete sempre Radio Cigliano in tasca con voi. Radio Cigliano, la radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Buonasera ragazzi. Buonasera. Hai fatto una pausa, ma sei una cosa pazzesca. Aspettando, ha fatto una pausa e poi toccherebbe a voi. Allora, io intanto voglio fare i complimenti. Questa è una radio pazzesca. Voi, forse da casa, non riuscite a vedere, ma
è una cosa tutta fatta in casa, tra virgolette, ma è l'enterprise. È fantastico. È fantastico. Poi volevo dire una cosa ad Alessio, che io stimo tantissimo come attore, no? Lo stimo tantissimo come attore, ma è la prima volta che sento la sua voce fuori sync, la vedo fuori sync. Come può essere? Sono fuori sync su me stesso? Sei fuori sync su te stesso. Leggermente, cioè, ma questo attori sei perfetto. Ma, oddio, c'ho un attacco. C'è un ritardo. C'è un piccolo ritardo. C'è un piccolo ritardo, ma sulla su Facebook e su YouTube non si vedrà. Oh, un'altra cosa me l'ho dimenticata. Che è successo? Piccolo. No, questo video, dopo la trasmissione, sarà uploadato sulla pagina YouTube. Per questo iscrivetevi al canale. Perché fatelo. I video in HD di tutte le trasmissioni sono lì, le potete rivedere quando volete. Replica, ovviamente. Allora, ragazzi, abbiamo lavorato, abbiamo fatto la nostra giornata di lavoro e siamo qua e sono veramente contento di avervi perché, ripeto, da soli forse non ci sarei riuscito, no, non ci sarei riuscito veramente. È fighissimo, sono molto contento. Sera sono ciocco de legno, io sono ciocco de legno, ma vedi come te scaldiamo alla grande. Però sì, sto in mezzo a sti due omoni, quindi bello. Allora io devo ringraziare tanta gente. C'è Silvia, c'è Marco, ci salutano Mattia, Edoardo, e c'è anche Emanuela, Nicolò, Federica, Francesco Solinas, ciao Francesco, insieme a Michelangelo, Simone, Federica, Marianna, tanta gente presente. Auguri a tutte le donne, dice Francesco Solinas, che seguono Radio Cigliano, e anche a Valentina Mari, che è qua presente. Auguroni assolutamente. Michele, mi ha portato le mimose, eh? Michele dice: bravissimi Valentina e Simone, vi seguo da sempre. Questo è bello, insieme, no? Ci seguo insieme. Mi sa che siete coppia anche fuori dal... No, veramente, è successo. Coppia vocale. No. Allora, no, raramente. Simone, la tua, dice Michelangelo, sì, è una di quelle voci che hanno accompagnato maggiormente la mia infanzia, fin da quando doppiavi Trunks da adulto in Dragon Ball. Io sbaglio tutti i nomi. Aiji Hattori in Detective Conan, e più avanti Fuyuki Hinata in Keroro. Sì, inoltre sentire la tua voce mi fa tornare alla mente i tempi in cui guardavo NTV Anime Night, e quando doppiavi Mallin Shetland in Last Exile, ma soprattutto il mitico sergente Sosuke Sagara in Full Metal Panic. A questo proposito volevo farti una domanda. Sì. Visto che in Giappone è stata annunciata una nuova serie di Full Metal Panic, se arrivasse in Italia, pensi che tornerai a doppiare Sagara? Assolutamente sì. Sì, sì, ce la fanno fa, ovviamente. Certo, se la fanno fare, sì. Se ci chiamano, perché no? Era bellissimo il personaggio, era un po' come me, introverso, un po' come Valentina Mari. Sì, un po' come voi. Un carattere, sì, molto introverso, ogni tanto sbroccato. Faceva delle cose pazzesche. Giappo bello. A manetta, però bello. Poi è una serie lunga, molto lunga. Molto lunga, sì. E molto articolata. Sì. Senti un po', il genere anime, sì, proprio non come doppiatore, come fruitore, lo fruisci tu o lo hai soltanto doppiato? Ti è capitato di vederli, di seguire qualche anime? L'ho seguito in una parte, diciamo, della mia vita, da ragazzino, come un po' tutti noi. Ricordo... Io impazzivo per Conan il barbaro proprio. No, Conan era un anime, un cartone, lui che corre, c'era... Ah, era quello con la sigla di Giorgia, mi sa, con la sigla di Giorgia Lepore. Possibile? Potrebbe essere. Lui correva a piedi nudi. Perché siete un'altra generazione, per cui non vi come seguo. Come siamo un'altra generazione? Beh, no, come io Conan non me lo ricordo. Te li vedevi i cartoni animati da ragazzina? Sì, c'era Bim Bum Bam, ti ricordi? E 4 e 5, cioè sì, l'altro ciao no. Ciao. Sì, sì. In realtà noi avevamo un cartone, quello della, tra le 8 e le 8 e mezzo, mi sembra. Sì. Che c'era Bim Bum Bam e c'era quello, quindi poi tu te lo dovevi, cioè, te lo dovevi aspettare il giorno dopo, sì, sì. E poi te lo guardavi, c'era quello, per cui ti guardavi quello per 5 mesi perché non finiva, era quello lì, non ce n'erano altri. Se non ti piacevi eri adesso futuro. Poi lo sai, coi figli lo sappiamo tutti quanti. Anche noi che scarichi tutto, sì, ma si scarichi serie, Netflix, ma sì. Tutti i canali del digitale terrestre, è una storia terrestre. Infinita, possono avere tutto subito, vero? Voi come eravate da ragazzini? Maniaci di televisione o poco? No, non tanto. Ma credo televisione. Che non fosse la moda, no? Ma non so se era moda. Sì, facevo. Io giocavo in cortile, quello sì, me lo ricordo. Bicicletta, pallone. Adesso è diventato complicato pallone. Quello farlo. Che, appunto, intanto mi chiedo, per esempio, io i miei genitori avevano una casa al mare, vicino a Roma, per chi conosce Fregene, e non c'erano i telefonini, naturalmente. E io prendevo la bicicletta e andavo via. E chissà quando tornavi. E chissà quando tornavo. E allora mi chiedo oggi da mamma, perché io sono mamma, e ogni tanto dico a mia madre, ma io non lo so, io non tornavo, non avevo un orario. Ma quando ti cominciavi a preoccupare? Cioè quando era il momento in cui dicevi, oh ma è un'ora, due ore? Cioè qual era la normalità?
E lei che ti ha detto? Che quei pensieri non c'erano. No, è vero. Era tutto sicuramente altri tempi. Cioè, per ora di cena, entro ora di cena e tornavo, punto. Era tutto un po' più libero, era tutto un po' più come è sempre stato finché non sono arrivati i telefonini. Stai sull'autobus? Sì, sì, quante fermate? Sei sceso? No, vabbè, ma ancora meglio. Papà, sto prendendo l'autobus. Brava. E quando mi viene a prendere la fermata? Capito? Quindi è tutto molto, molto calcolato, diciamo. E poi soprattutto adesso non c'è scusa. Non ci sono scuse. Cioè, non è che ti puoi imboscare. Non è che non ti puoi nascondere da qualche parte. Prendi e devi essere reperibile, certo, sempre. Se no ti telefono. Credo che la cosa della storia della televisione fosse veramente che noi non avevamo accesso a tanti programmi per noi. Cioè, io mi ricordo davvero che il cartone c'era tra le 2 e le 4, quindi tu quando tornavi da scuola c'era questa trasmissione, sì, Bim Bum Bam, che faceva Paolo Bonolis. Come no? E Colpo Pazzo. Sì, che era quello rosa, sì, no? Rosa. E poi c'era di nuovo una sessione della trasmissione tra le 8 e le 8 e mezza, dove mandavano la puntata. E per basta. Cui poi non c'erano altre alternative per guardare la televisione per noi, non c'erano cose che ci potevano interessare. Quando c'era il cartone animato, io mi ricordo che era quello che ci piaceva, eccetera, eccetera. Quando finiva la puntata, che duravano i soliti canonici 20 minuti della puntata, no? E uno diceva, porca miseria, dovevo aspettare domani, e se era venerdì dovevi aspettare il lunedì, quindi era veramente un'attesa. L'attesa adesso ti spari. Io l'altra sera, ultimamente mi sono sparato una serie molto carina, si chiama Dead Paradise, se non mi ricordo male, una serie di anime con mia figlia, ce la siamo sparata in due sere, 12 perché puntate in due sere. Tu guardi la televisione? Purtroppo non ce la faccio. Neanche io, lo sai, tu la guardi? Voi non riuscite a conciliare? Un rigetto totale. Anch'io. Ah, proprio il rigetto? Sì. Io anche, ascolto musica. Io se guardo programmi di intrattenimento, proprio quelli che è sottofondo, in cui non mi devo roba non doppiata, più che altro. Roba in diretta. Sì, ma perché mi fa fatica tenere la concentrazione dopo che l'ho tenuta tutto il giorno per 9 ore su qualcosa, mi fa proprio fatica a tenere di nuovo la concentrazione. Quindi perdi la storia? Bravissimo, cioè mi fa no, ma il solo pensiero di dover poi seguire quando mi dicono comincia a guardare quella serie è fighissima, sei pazzo. Cioè, poi dopo la devo guardare, no, che fatica. E quando la guardi riesci a staccare dal lavoro? No, perché sai chi è? Io quando vado al cinema. No, però aspetta, io ci riesco, io ci sono riuscito, sì. Anche perché io sono una pippa a riconoscere le voci. E ma proprio una pippa tremenda. E tu non vai su Antonio Genna? Io sto al cinema quando non mi prende il telefono. Io cerco di andare su Antonio Genna perché impazzisco se non riconosco un nostro. Che dico, Dio, lo so chi è. Antonio Genna è un sito. Però rientra nelle patologie. Sì, è un po' una patologia, una patologia lavorativa questa. Antonio Genna è. In realtà io non ce l'ho questa patologia lavorativa. È una cosa mia, perché io sono una perfezionista. Vuoi sapere esattamente chi è? Immediatamente rosichi un po' perché non ti viene in mente. Ma quindi ti è mai capitato di vedere un doppiaggio fatto da un collega o una collega e poi chiamarlo e dirgli ho visto il film? No. A me è capitato mandare messaggi. Se poi l'incontro gli faccio complimenti. Se una cosa è fatta particolarmente bene, se lo sento lo mando. Ho capito. Non apposta. Per esempio, è capitato poco tempo fa in cui ho visto un film con un sync perfetto. E guarda che quello è difficile. È difficile. E credo che possiamo farci caso solamente noi. E ho incontrato l'assistente, l'ho voluto dire all'assistente. Che ha fatto un buon lavoro. Ha fatto un buon ottimo lavoro. Di sala. Ottimo lavoro, perché veramente era tutto in primo piano, era difficile. Probabilmente c'erano anche adattamenti ottimi, sicuro, certo. Sicuramente anche il sincronizzatore. Però il responsabile in quel caso è l'assistente, che non becca mai un complimento, ed era giusto, è giusto che farglielo. Anche lui beccasse un complimento. Di solito vai dal direttore, vai dall'attore, anche all'attore dici che bravo. Anche perché è una figura di cui si parla poco. È vero. Però è una figura che resta. Ma non è fondamentale. 9 ore in sala, a noi capita, insomma, i 3 turni per un film, però capita raramente di farli, no? Certo. Loro invece stanno in sala dalle 9 e poi ti assiste, cioè l'assistente vera è quella che ti assiste, che vuol dire che ti fa sentire che c'è quella presenza, che se hai bisogno di qualcosa lei c'è, che può essere per il copione, dicevi proprio questa cosa, stiamo facendo un film insieme, Valentina, dicevi esattamente questa cosa, dicevi a me l'assistente serve che non mi dica che è corta, mi dica dove è corta la battuta, in che punto, cioè se io devo allungare la prima parte, se devo prendere una parola e spostarla avanti e indietro, cioè ci deve dare delle indicazioni. E ci sono delle nostre colleghe che sono strepitose, veramente. Ma che ti assistono anche, cioè io vorrei fare un complimento alle storiche, diciamo, le blasonate, adesso senza fare nomi, ce ne sono ma tante, perché ce ne dimenticheremo qualcuna della vecchia guardia, assolutamente, che
fanno un sync che io chiamo artistico. Certo. Non sono lì come i cecchini. Bravissimo. Che sanno, ti fanno venire l'ansia. Guarda, ricordo. Sanno esattamente anche quando intervenire. Bravissimo. È quello che dicevamo noi l'altro giorno. Cercano di dare più spazio, seguire il direttore. Assolutamente. Nella parte artistica di questo mestiere. La collaborazione che è quella che fa grande, secondo me, il doppiaggio. Perché poi collaboriamo tutti. Noi che siamo al Leggio e tutti quelli che devono combattere con noi, perché non è semplice lavorare con gli attori. Ma secondo me proprio l'esperienza di tutto con Cigliano anche... che fa 76.000 prove. Ci pigliamo in giro, ma anche oggi con resta alle 9 del mattino mi... E lì si mette con la sua cuffia le cose, preciso, la voglio rivedere, questa una, si segna tutto. Oggi lo sai che mi ha detto? È una macchina da guerra, io lo chiamo macchina da guerra. Ma sì, ma io gli ho detto, io sono iperattiva, cioè dopo un po' mi rompo, ma se tu me la fai vedere 20 volte, io non ce la faccio più. Oggi a un certo punto ho detto, vabbè, io sono pronta, vai. Lui, ma no, non la devo rivedere. Era pronta subito, lei c'ha una capacità pazzesca, la vede e già ha trovato, non il 100%, ma l'80% l'hai trovato, poi il 20% lo trovi mano a mano che incidi, no? Mentre invece io nella prima prova non capisco un cazzo, la devo vedere sonora, poi dopo devo leggermi il testo, poi devo iniziare a fare prove, trovare le pause, di abitudine, di come sei abituato a lavorare. È che io lo sento pronto, no? E allora gli dico, adesso stiamo facendo una serie insieme dove io sono di qua, al di là diciamo della sala, uguale, quindi sei pronto? Mbuta, perché è un modo di dire che vuole un giro muto noi diciamo anche la prova rossa, nel senso che incidiamo il direttore, il fonico, ci incidono a fanno sorpresa, finta di non incidere, fanno finta di non però incidere. Noi sappiamo che tanto stanno incidendo, però voi lo sapete che cosa faccio io, cioè le mie prove sono veramente prove, cioè poi la riprendo, no? Quindi le mie prove sono merda perché non si possono usare, quindi quando capisco che invece il direttore qualche volta azzarda, perché magari nella prova non c'è tutto, ma è una cosa bella, ci sta un guizzo di prima incisione, ci sta istinto, sì. Allora so che là mi devo trattenere, so che io ogni tanto adesso quando lui prova, riprova, non ce la faccio più, mi siedo, hai visto? Dico vabbè, prova da solo, io l'ho già vista, io intanto mi siedo, che penso che sia terrificante, antiprofessionale. No, dico Ale, io non ce la faccio, se la vedo 6 volte, poi la 7ª volta niente. Quando ma no, guarda, sai quando era antiprofessionale o comunque era una cosa un po' fastidiosa? Quando lavorare insieme era la prassi e quindi stavamo sempre insieme. Oggi che siamo abituati alle colonne separate e che sappiamo che comunque anche se la proviamo insieme la incidiamo separata, io lo so che devi inciderla te, io mi siedo, che sto a fare in piedi là, capito? Poi stiamo veramente, è un lavoro in cui stiamo in piedi 9 ore al giorno, te devi sedere a un certo punto. Non ce la fai più, diventi scemo. Senti, stavo guardando dei messaggi e mi fanno ridere perché con Radio Cigliano dice Marco si ritorna a casa piano piano, meno male perché col ghiaccio che c'è in giro, anzi sti giorni no. Ma adesso sapete che torna Burian, come cacchio si chiama, pare che avremo una Pasqua con la neve, una cosa. Ma noi ci rientriamo a casa sotto le coperte, tu vuoi telecomando, ma che ci va proprio benissimo. Il primo giugno arriva la neve. Io non vi saluto tutti quanti perché siete veramente tanti saluti e siete tantissime persone in questo domanda momento per in diretta. Simone. Allora, ci sono stati dei provini per doppiare il Joker di Jared Leto in Suicide Squad? No, è una scelta artistica del direttore. Bello. Sì. Perché poi tra l'altro è bellissimo, è fighissimo, quel film l'ho visto. No, mi sono divertito. Quello è veramente divertente, sì, vero? Sì, sì. Perché poi era surreale, strano, non so neanche come definirlo, era pazzesco. Guarda, è stato fatto un lavoro, il film l'ha fatto Massimiliano Alto, che saluto, è un grande amico. E, è stato fatto proprio un lavoro musicale perché lui, essendo un cantante, Leto, aveva proprio delle note precise nell'interpretazione, quindi abbiamo seguito questo modulare che aveva un po' come musica, sì, perché devi entrare nel pensiero, nell'intenzione e poi andare a curare anche l'aspetto vocale, perché per esempio lui ha delle note acutissime, aveva questa risata pazzesca e poi aveva anche roba bassa de petto, di spessore, proprio di caverna, sì. Bello. Allora vi faccio subito una domanda che a me diverte sempre: è meglio fare i protagonisti o gli antagonisti? Cioè è meglio fare Otello o Iago nel doppiaggio? È meglio fare una protagonista, la principessa, o è meglio fare la regina cattiva? Tu lo chiedi a me? Di doppiaggio. La principessa. Te la principessa? Certo. E te Simone? Guarda, dipende dal protagonista, se è il tipico bello ma senza colori, sai? Cioè,
è una difficoltà maggiore, un po' la dinca, senso, insomma, dinca, se dinca, diciamo, volevo usare un termine, sì. Però la difficoltà sta poi nel dargli comunque un'umanità, uno spessore, pur avendo una faccia che magari non fa chissà che cosa. Allora a quel punto forse l'antagonista, lo psicopatico, il pezzo di merda, oppure l'ironico, è più semplice, è più bello, perché è più divertente, è più divertente scoprire le varie. Però su un protagonista hai più turni e ci puoi lavorare e lo trovi piano piano. Spesso anche l'antagonista è quel turno secco. No, ma sto parlando a parte della quantità di turni, magari ci sta il buono del film e il cattivo del film che se fanno io la guerra, tu sempre la buona, ma io sono proprio la buona principessa, cioè, nell'anima, ma sì, tu. Ma no, ma anche vocalmente, no, io ho molta difficoltà adesso, direi che oddio, difficoltà no. Stiamo parlando, possiamo di chiudere Mari, qui la trasmissione, no, ne parliamo abbondantemente. Ho più difficoltà a fare la cattiva, la buona, cioè le mie corde sono la romantica, tutto sussurrato, quanto mi piace, ti piace, e sì, le parti tue, sì, sono proprio le parti, fa bene anche le stronze, no? Sì, sì, assolutamente molto sì. Bene, possiamo confermare, perché c'ha una vocalità che si adatta veramente, non essendo è vero, come anima ha studiato bene le stronze, quindi le sa fare bene, sì. Dicono che sia una... Dicono. Mi ero dimenticato di dirvi una cosa, siamo in diretta anche su voci.fm, il sito degli speaker radiofonici, siamo in diretta sia sul sito web che sulla pagina Facebook, e vi ricordo, Voci FM, c'è sempre uno speaker a disposizione, se avete bisogno di un jingle per la radio, voi gli mandate la commissione, ovviamente a pagamento, e loro in poco tempo, non so quanto, ma insomma poco tempo, vi rimandano il jingle. Voci.fm, andatelo a vedere. C'è tanta gente, c'era anche Giuseppe Bosso, ho visto prima che è intervenuto, che ti ha intervistata qualche tempo fa, e che non vedeva l'ora, ma quante volte mi ha detto, ma quando viene Valentina Mari, ma quando viene Valentina Mari? Giuseppe, sei stato esaudito, sei stato veramente esaudito. Stefania, spero di non collassare, speriamo anche noi che non te facciamo collassare veramente. Vado subito a iscrivermi grazie al sito YouTube. Ospiti della serata splendidi, mi limito solo a ricordare la meravigliosa Valentina, voce di Rei Ayanami nel capolavoro Neon Genesis Evangelion, e Simone, voce di Simon Becker nella serie The Guardian. Complimenti e buona trasmissione da parte di Andrea. Grazie mille. Allora, Carlo ha un... c'è un calambur con Carlo. Carlo sta lavorando e è fuori casa e è in un posto dove per vederci deve mettersi in un parcheggio in mezzo al Limone Piemonte, c'è un parcheggio con i wifi, lui si mette in macchina col computer e ci segue 2 ore con sto freddo, Carlo, con sta neve. Hai tutta la nostra stima. Un pioniere, cioè, veramente. Pagato, guarda, che hai fatto? Tra l'altro io voglio far vedere anche qualche, guardate quanti messaggi di Facebook, di WhatsApp sono arrivati, veramente tantissimi. Prontissimo per stasera, c'è Sasha che ci sta WhatsAppando dalla Svizzera. Ti mando anche le foto. Vedi, dalla Svizzera. Io sono Svizzera, ciao Svizzera, Sasha. Sì. E ci manda le foto zurichese. Noi non lo so di dov'è esattamente, però ci manda le foto. Guarda, questi sono i personaggi che avete doppiato voi, c'è Misha Barco, te la ricordi? Dio, con sì. Alessio. Poi chi c'è? Io non riesco a vedere Killian Murphy, se non leggo male. Killian Murphy, Killian sì. Murphy, John Bental, Katie Lotz e Trunks. E Trunks. Ah, eccolo. Grazie veramente Sasha che ci segue dalla Svizzera, e siamo veramente molto contenti. Voglio mandare ancora qualche WhatsApp, vediamo un po'. Questa è Marianna. Boni. Allora, stasera una dolcezza sicula, perché lei è da Palermo. Stai Marianna. Scherzando, vero? Ma li hai presi apposta? Cioè, svizzero per lei e siciliana per me. Guarda che è perfetto. Sai, le mie I primi due che hanno scritto, non l'ho fatto. Veramente, quello, guarda. È il mio dolce preferito. Questo il cannolo siciliano. Ricotta. Buono, è eccezionale, ma voglio anche però farla... li preferisco con i canditi, lo sapevo, con le gocce di cioccolata. Con la cioccolata, sì. Non ti piacciono? No, ma mi piacciono. Sono buoni, però voglio anche farla vedere Marianna, eccola qua che si mette in mostra. Bella, perché Marianna. Ripeto, voi fatevi vedere e noi vi mandiamo in onda, perché questo è il mantra di Radio Cigliano. Mi raccomando, 328 79 48 796. Io volevo saltare qualche WhatsApp per andare a vedere subito se c'è quello di Carlo, eccolo qua. Carlo, no.
mitico. Cioè, guardate che roba, stasera ci sono. Sei e la facciamo vedere, Carlo. Subito. Guardate che figata, perché veramente ci sta seguendo queste condizioni. Grande Carlo. In queste condizioni, grande. Veramente. Monte Carlo. L'hai pagato, che fai? Veramente. No, no, ma senza pagare, pensa. Senza pagare. È vero che è tutta gratis. È vero che è tutta gratis la cucina, però veramente senza pagare. Grazie Carlo, grazie di cuore, grazie per essere con noi. 3287948796 quando alle 21:24 siete in diretta su Radio Cigliano dopo cena con Valentina Mari e Simone D'Andrea. Musica, Valentina, ho detto che ti facevo partire a te. Dimmi la prima canzone, il numero soltanto della canzone. Quale vuoi che carico? 2. La numero 2. Quanto è bella questa canzone. Adesso mi diranno tutti quanti: Alessio, ma tu dici sempre che sono tutte belle le canzoni. Però sono belle, che dobbiamo fare? Cioè, una volta che mi porterà qualcuno una canzone di merda, dirò: ammazza che merda sta canzone. Ma forse detto, forse le ho sentite. No, le ho sentite. Senti un po', spiegami perché hai scelto questa canzone. Questa è oggi. Questa è. È hai oggi. Detto te? È oggi. È oggi in che senso? È la vita vissuta. È l'amore. Sì, è... Oggi 8 marzo. Gli occhi dell'amore. Anche, sì. No, sì. Questa è i figli. E i figli. Quindi mi rappresenta oggi. È quello che quando la sento. È la Valentina Mari di oggi. Sei tu di oggi. Sei tu con la tua. Sento, e poi ci sta una frase in particolare quando dice: e io con i miei occhiali, tramite i miei occhiali vedrò il tuo mondo. Perché noi guardiamo il mondo dei nostri figli come se avessimo delle lenti, no? Cioè, che figata. È bella, no? Ci piacerebbe perlomeno poterlo guardare con i ci piacerebbe occhi. Veramente. Poi in realtà, però ogni tanto ci riusciamo anche. E allora, primo pezzo portato da Valentina Mari oggi a dopo cena con, ascoltate che meraviglia, questo è Antonello Venditti e questa è la sua meravigliosa Peppino su Radio Cigliano. Peppino. E siamo sempre in diretta, non ce lo dimentichiamo. Allora, intanto che siamo nei fuori onda, io voglio ricordarvi e promuovere lo spettacolo che sta portando in scena Stefano Mondini. Hanno debuttato il 7, sono in scena dal 7 al 18 marzo al Teatro Antigone a via Amerigo Vespucci 42 a Roma. Si intitola Quell'estate, ci sta tutta una serie di... lui fa la regia. Andatelo a vedere perché è un bello spettacolo. Mi raccomando, Teatro Antigone dal 7 al 18 marzo 2018, lo spettacolo di Stefano Mondini, nostro collega che è venuto un paio di volte qui in radio, quindi anche solo per questo, perché è stato veramente gentile come loro anche a venire in radio. Andatelo a vedere a teatro. Comunque lo sai una cosa, Ale, che in realtà il fatto di poter scegliere dei brani da portare ti fa ripensare a determinate cose. È quello il senso. Che ti dimenticavi, no? Perché questa canzone l'ho sentita tante volte, poi non ci pensi in realtà, che ti emoziona. Poi qualcuno ti chiede di portare dei brani che rappresentano la tua vita. Cioè adesso io questa canzone la sento, mi viene quasi, mi commuovo, sì. Che bello. E lo sai la cosa bellissima qual è stata? Che tante io non me le ricordo. Quando ho detto quali sono le mie canzoni preferite, ho detto oddio non lo so. E lo sai che ho fatto? Avevo un vecchio album di CD, un tipico porta CD, quello in macchina che poi non usi più, cioè certo. Assolutamente, perché adesso scarichi tutto, chiavetta, metti Spotify, c'è cioè tutto sì, quanto online. Sì. E quindi l'ho ripreso e ho cominciato a girare e ho trovato dei CD che non ascoltavo da una vita, e poi capirete perché poi è l'epoca passata, e ho detto cavolo che bella questa canzone, ma quanto l'ho ascoltata, perché me la sono dimenticata. E un po' questo vuole essere la playlist di Radio Cigliano, che l'ho ripresa e l'ho tirata fuori e mi sono ripromessa tra l'altro di ricominciare a mettere in casa quando torno questi CD. Comunque c'è un dato storico, se guardiamo le date, ovviamente gli ascoltatori non possono farlo, ma guarda. Sì. È tutta una questione generazionale. È veramente una questione generazionale, sì. Però è così, perché ognuno porta i propri ricordi, no? È stato difficile, abbiamo 25 secondi. È stato difficile selezionarne 5, lo chiedo sempre io questo. Le avreste volute portare di più? Sì. Vi ha incastrato un po' Simone, la selezione. Simone aveva cominciato in realtà. Ne ha buttate 100. Appunto, poi la 100. E io ero indecisa su alcune, però diciamo che gli autori su per giù poi erano quelli, Erano meno quelli, male quelli. Torniamo in diretta anche sulla radio. Vi ricordo che sulla radio sentite le musiche, le canzoni pulite senza le nostre sporcature vocali.
Antonello Venditti, Peppino, in diretta su Radio Cigliano, 21 e 28 dopo cena con Valentina Mari e Simone D'Andrea. Siete collegati in radio ma anche su Facebook, quindi mi raccomando, se volete vederci, vedere come siamo fatti, andate su Facebook e ci trovate sulla pagina Radio Cigliano. Se volete che il mistero delle nostre voci e senza un volto vi accompagni, continuate a vedere la radio, perché che ne dite di questa cosa che tempo fa, quando abbiamo cominciato noi, ma insomma anche prima, da sempre, diciamo, il doppiatore era veramente una figura totalmente inesistente come faccia, no? Cioè c'era Ferruccio, pochissimi che uscivano fuori. Credo che Pino Locchi non lo sapesse, il più grande, secondo me, doppiatore, uno di tutti i tempi, storico, uno tra i più grandi. Nessuno sapesse com'era fatto, nessuno avesse mai visto la sua faccia. Io mi ricordo che all'inizio, quando facevo il doppiaggio, le prime persone che avevano cominciato a chiedermelo verso i 20 anni, quando mi chiedevano: ma tu lavori? Sì, che lavoro fai? La doppiatrice? A parte tante domande, perché è veramente un mondo sconosciuto, ma ancora oggi, devo dire che ancora oggi c'è tanta gente che mi chiede: ma che proprio, ma che è? Come si fa? E quando poi parlo dell'assistente, del direttore, proprio che cos'è? E però mi chiedevano anche se poi: ma la doppiatrice di Julia Roberts è così bella? Il doppiatore di Richard Gere? È volevano, bello, volevano, perché loro veramente pensavano poi voce volto, volto, certo, no? Voce volto, certo. Quello che diciamo tante volte noi. Purtroppo no. Non è no, sempre così. Meno male che non è così, perché vuol dire che comunque la magia noi la riusciamo a dare col nostro lavoro e con la nostra perizia nel lavoro attraverso la voce, incollandoci sul personaggio. E soprattutto vorrei dire, e mi piace poterlo dire, perché lo dico sempre a chi mi chiede, quando mi chiedono: ah, ma infatti hai una bella voce? E dico: non è importante avere una bella voce. Certo. Cioè, una cosa a cui rispondo sempre anch'io. Assolutamente, non è importante avere una bella voce. Sicuramente è una marcia in più. La voce si educa, aiuta. Lo strumento si educa, però quello che conta è quello cuore, che hai dentro. Sì. È quello che hai questo dentro. È un po' quando ti viene qualcuno magari a chiedere un provino, o le persone che incontri che ti dicono: senti, io ho una bella voce, posso fare doppiaggio. Ma dietro la voce che c'è? Ma dentro la voce che c'è? Come si chiama? Scusate che io poi mi dimentico. Come si chiama quel... il cantante, quello che segue sempre Paolo Bonolis, io mi dimentico il nome. Mannaggia. Me lo scordo la sempre. Vabbè, Luca Laurenti. Che se lo senti parlare non ha questa voce grandiosa, e poi lo senti cantare, canta, è un'altra cosa. Arisa? Perché Arisa. Perché poi tirano fuori il cuore, tirano fuori quel qualcos'altro che ti fa apprezzare, attraverso lo strumento, che non deve voce. Essere... Allora, parliamo un attimo di come può essere un percorso, stiamo parlando proprio del nostro lavoro, di come può essere un percorso, secondo voi, per avvicinare al nostro lavoro. Voi che ne pensate? Proprio di base, io so, metti un... non un bambino come abbiamo cominciato noi, che è un'altra cosa, certo, è tutta un'altra cosa. Ma un caso, giovane, un giovane che ha studiato, magari ha fatto il liceo, vuole avvicinarsi, perché quello che succede oggi è che molta gente si vuole avvicinare direttamente al doppiaggio. Prima facevi teatro e poi o televisione. Però, assolutamente, è vero, e poi che arrivavi. Questo mestiere, come fare l'attore, lo affini, la tecnica l'affini tante cose. E si migliora sempre, anche noi. Io mi sento molto migliorata anche rispetto all'altro anno. Anche rispetto ai turni di ieri? Assolutamente sì. Sì, certo. Mi sento migliorata, davvero. È io ogni tanto mi risento. Io guarda che quando mi risento sulle cose vecchie, non ti capita di dire che: oddio, oggi la farei completamente diversa? Non mi piace? Oddio, perché no, oggi riuscirei a fare meglio? Non ti è mai capitato? Assolutamente sì. A parte che non amo risentirmi. No. Anzi, odio, perché poi le rifarei tutte. Però se mi risento su delle cose, difficilmente dico quanto sono stata brava. No, io penso cerco di non riguardare mai quello che faccio. È caposta. Voi non andate a cercare di lui, poi figurati. E la critica, siete quindi molto critici molto nei vostri confronti. Io sono perfezionista, aspetta, tu anche, terribile. Cioè, quante volte vi è capitato di dire: oddio, questa l'avrei rifatta assolutamente. Sempre, se la sento sempre. Poi c'è un direttore che l'ha data buona, quindi vuol dire che funziona la battuta in quella maniera. Però poi siamo critici anche, ed è bello questo. Assolutamente, ma hai visto anche oggi quando è ripassato, noi stiamo facendo un film insieme, è ripassata una scena di ieri, dell'ultimo anello, ci siamo riattaccati e io mi sono girata verso il direttore, visto che gli ho detto: ma questa piccino sì, sì, ma questa non posso, non è non meglio, non posso chiudere in quell'altro fare modo, fare un'altra chiusa, farla. E il direttore Oreste Baldini mi ha detto: ma sei matta, l'abbiamo fatta un sacco di volte, l'abbiamo cercata, hai trovato questa cosa fantastica e non mi piace, no? Zitta. Hanno detto giustamente: zitta. Allora, in tutto questo vi chiedo, la figura del direttore di doppiaggio quanto è importante? Fondamentale. È tutto. Ti guida, è una guida, deve essere un appoggio nel momento anche di sconforto, quando non trovi il modo, la battuta, non ti deve tirare fuori
delle cose, ti devi tirare fuori quello che tu da solo non riesci a tirare fuori. È vero. Ti deve aiutare a cercare, ti deve sostenere se tu c'hai un momento anche di sconforto in cui deve essere un grande psicologo. Assolutamente. Sì, deve saperti prendere, ti deve mettere in condizioni di tirare fuori le tue cose migliori. Certo. Però è bello anche stare dall'altra parte del vetro, secondo me, perché è una bella esperienza. Noi siamo tutte e tre degli animali da leggio, quindi comunque siamo belli attaccati al leggio, ci piace molto. Però poi è bello anche stare dietro e fare il direttore d'orchestra, no? Dirigi l'orchestra. Sì. È un'orchestra che non suona tutta insieme. È vero. Tra l'altro. A me è capitato pochissimo. E quando è capitato, forse anche questo lo devi imparare, devi trovare la misura, come dicevamo, delle assistenti. La chiave brave, giusta, sì. E perché spesso tu hai un'idea. E almeno le prime volte che ti metti dietro vorresti ricreare quello che faresti tu, invece tu non sei tu, hai qualcun altro, e quindi tu devi guidare quell'altra persona e tirare fuori quello che può creare lui, cioè tirare il meglio dell'altra persona. Credo che l'errore in cui si può poi inciampare è di cercare, cioè volere che l'altra persona rifaccia esattamente quello che faresti tu. Esatto. Non sei. A me quando è capitato ho avuto veramente questa difficoltà. A me questo non capita, perché se trovo che la cosa funziona così come viene proposta dal mio collega. Ma tu hai più esperienza? No, tu comunque, no. Tu dirigi abbastanza. Ma no. Per cui credo che ci sei anche arrivato. Probabilmente no, le prime volte. Io ho solo una baby. Ti faccio compagnia. Io devo crederci. Cioè, io devo chiudere gli occhi e credere che quella battuta lì sia quindi forse tu sei più adatto di me, ma non perché non è sono due maniere diverse, secondo me. Ma secondo me lui ha ragione, no? Io ho diretto pochissime volte e l'ho trovato un mio limite, il fatto di cercare nella persona leggio quello che avrei fatto io, e invece non sono io, quindi io devo cercare spesso di... Spesso nel percorso porti il tuo collega attraverso la tua sensibilità, quindi la fruizione dell'originale, porti il tuo collega al tuo pensiero, a quello che vorresti tu, ma poi c'è il filtro suo. Se il filtro suo non corrisponde, ma funziona ugualmente, allora io... E infatti così deve essere, io sono d'accordo con te. Io ho trovato era una mia difficoltà, un mio limite, ho fatto pochissime volte delle sostituzioni in cui ho capito di essere troppo rigida, cioè che ero molto molto tenuta, no? E questo secondo me è una cosa che devo imparare, andando avanti ti scioglie anche su questo, come quindi se dirigessi, come anche la prima volta al leggio con un direttore nuovo stai un po' ingessato, certo. Capito? Perché sì, devi anche capire una questione, ma anche del dimostrare che purtroppo è un limite, è possibile da tutte le parti, sia davanti che dietro il vetro. È bellissima l'esperienza del direttore, dovrebbero farla tutti a prescindere. Io ho sentito cose, ma non ha l'esperienza, ma non c'ha la cosa. È una crescita, cioè andare in panchina e stare al di là della squadra, al di qua della partita, e vederla, impostare la partita, ti insegna molto, impari un sacco di cose che poi puoi riproporre quando vai di là con un'altra visione delle cose, con un rispetto maggiore. Assolutamente, della figura che... E soprattutto secondo me è importante anche tecnicamente, per sapere anche spesso noi... Non dico che snobbiamo i fonici, no, almeno non mi riguarda, e penso neanche voi, vi conosco, no. Siete dei grandissimi professionisti, neanche molto un minuto umili, nella mia vita. Assolutamente, però ci capita spesso che magari un fonico ti chiede delle cose, anche timbra di più, e tu, ma sto timbrando! Poi quando vai dietro capisci perché. Quando vai dietro capisci, e quindi per esempio... È completamente quindi diversa. Quindi impari un mestiere che noi in realtà, chi sta a leggio, tecnicamente poi di ciò che fa il fonico, poco ci importa, è una cosa sua, poco sappiamo, no? Quando loro si chiudono, la sala si chiude, il direttore e il fonico cominciano a discutere e provano, alzano, no va bene, no, non va... A volte vedi anche il fonico e il direttore che discutono tra di loro. Certo. Il fonico dice no, oppure il direttore sì, oppure il contrario, e quindi secondo me ti aiuta anche sotto quell'aspetto, cioè un aspetto che noi non conosciamo, quello tecnico, puramente tecnico. Io quando sono stata dietro quelle pochissime volte, devi affidare, ho detto mamma mia quanta roba fai, cosa può fare, cioè quello che per me è no, tanta invece stima. Cosa è riuscito a farmi, certo. Abbiamo cioè, parlato degli assistenti, non abbiamo parlato dei fonici, che sono infatti appunto anche i fonici loro. fondamentali, sono la nostra mano. Un bravo fonico perché tu puoi farla da Dio, ma se il fonico te la incide male, e non succede perché sono tutti dei grandi professionisti, ma malauguratamente il fonico te la incide male, hai rovinato tutto, cioè non esce veramente l'anima che tu hai messo dentro. Basta anche un
una piccola flessione del cursore e quindi poi ci puoi discutere comunque, come cioè, no? nel senso positivo del termine, quindi c'è anche lì l'equipe che dicevamo prima, no? È un confronto, no? Hai una scena dove magari il timbro ti sembra da attore, dice vabbè, ma qui lui è abbassato un pochino, è vero, no? Perché tu lo senti così, lo percepisci così. Ti dicono devi timbrare di più perché c'è la musica, allora poi dice sì, però quando l'hanno fatta loro la musica non c'era, quindi se però io timbro di più microfono. Magari vado troppo sulla faccia, però loro c'hanno il microfono, e diventa una discussione che deve portare poi al positivo, cioè alla, e poi anche quante volte da attore tu dici no, questa l'ho fatta male, vieni dietro, mettono a livello, la fanno e tu vedi che stai negli occhi, stai nei movimenti, ma anche quante volte noi in sala percepiamo un suono che poi dietro ci dicono vieni, e dietro hai il suono, questo signore qua, questo microfono qua è il nostro amico ma anche antagonista, perché è difficile sfidare, è difficile metterci d'accordo con questo signore qua, capito? È veramente complicato, e poi cambia anche, no? Eh certo, da sala a sala, da microfono a microfono, da insonorizzazione a insonorizzazione, veramente cambia un po' tanto, quindi insomma è un lavoro che è bello fare, perché secondo me ogni volta che entri al Leggio, io dico sfida, ma sfida molto spesso viene vista con un'accezione negativa, no, la sfida è bella, la sfida è una cosa bella, cioè tu sfidi il turno e quando sei uscito dal turno la sfida l'hai vinta tutte le volte, è bello, non è male. 21:40 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Valentina Mari e Simone D'Andrea. Simone, dammi il primo pezzo musicale tuo. 5. Il numero 5 te l'hai preparato, eh? Allora, vabbè, non dico niente perché altrimenti qua mi partono le critiche, bravo, e mi dicono che bravo, è bellissima. Simone. Però quanto è bella. Perché questa canzone? No, è bravo perché poi questa è la hai livellato. Accompagna da sempre la mia vita. Ce l'hai sempre, sì. Colonna sonora guida. È colonna sonora della mia vita. Sì. E allora sentiamocela. Hai sentito che ha detto colonna? Lui ha detto colonna, io colonna. Lo so, io no, ci so. Si può dire perché tutto abbiamo, oggi abbiamo disquisito su colonna. Io riesco a dire, giallogno. Ne ho una, attenzione. Dimmela. No, finisci giallognolo. No, giallognolo, se può sentire. Però ormai, però colonna amarognolo, però dici giusto. Colonna a me proprio non mi entra in testa, niente. Ne ho una, come vi lascio come con 30. Questo dubbio. Collutorio o colluttorio? Una sola T, vero? Collutorio. Ho sbagliato una vita. E non solo abbiamo sbagliato noi, ma hanno sbagliato tutti i pubblicitari. Tranne, che hanno scritto tranne collutorio. Tranne una marca che non so se possiamo dire. Listerine, ecco. Lì scrive collutorio. Collutorio. Ma io negli anni '80, quando il collutorio non si sapeva che cazzo fosse. Non si può sentire. È tremendo. Cioè, se lo dici, dicevo devo sbagliare. Sono scivolato, la rifaccio, capito? Mi sono mangiato la T. Batti le doppie. Ci ascoltiamo questo pezzo. Che è il primo pezzo portato da Simone D'Andrea, un classico veramente, siamo nel 1983. Così la portavo pure io. Lui dopo un po', credo che fosse veramente l'ultimo o il penultimo album, si sarebbe sciolto e sarebbe andato a fare la carriera di solista, ma questi sono i Police e questa è Every Breath You Take su Radio Cigliano. Bella. E sulla radio ci sentite puliti, eh? Allora, c'è Francesco da Milano che ci manda il selfie che io lo chiamo scherzosamente il selfie BR, come quando le BR mettevano il giornale sotto per far vedere che c'erano, e lui mette l'iPad per far vedere che ci sta veramente. Grande Francesco, grandissimo, grazie di essere con noi. Vabbè, ce ne sono tante di cose, ci stanno tante persone, c'è Saso che ha fatto una enorme cosa, c'è anche Isabella Pasanici che ci sta seguendo, tanti ospiti, tutti con me, tutti veramente sono contenti di vedervi. Simone, grazie per le risate in due sballati al college. Ah, me lo ricordo, sì. Te lo ricordo. Grande film. Come sì. State a memoria con i cose era un, che fate? Era un... doppiavo uno di colore. Uno di colore. Del college, che, sì. Non ti capita mai a te, eh? No, qualche volta. A volte capita. Come state messi con la memoria di quello che avete fatto? Ma poca. Zero. Perché poi non ci ricordiamo. Ci si scorda. Come ti chiami? No, io l'attrice. Ogni tanto qualche... Ma questa l'hai già fatta? Ma sei sicuro? Ma vabbè, perché siamo un po' così, perché ce li dimentichiamo. Michele, anche grazie per essere qui. Isabella ci manda i baci, sei stupenda da parte di Michele. Un saluto a tutte e tre da Cartomatti. Simone, ricordo sempre con piacere quando ti ho conosciuto al
Toki Meki Awards di fine anni 90 a Milano. Esatto. Ok. Ricordo. Voce indimenticabile di Yuri in Piccoli problemi questa di cuore. Questa è bella, la domanda, sì, per Simone. Questa di Simone di Giuseppe, la leggiamo. Tanti state commentando. Simone, almeno a quanto è a mia conoscenza, sei tra i primi doppiatori del giro milanese che ha avuto modo di lavorare con i colleghi romani. Questi scambi continuano anche oggi. Cosa vi ha portato reciprocamente lo scambio tra Roma e Milano? Beh, intanto ad abbassare, abbattere dei muri che non dovrebbero esistere. Certo. Sì, pregiudizi, perché gli attori bravi sono a Roma, come a Milano, come a Torino. E quelli meno bravi è uguale, certo. È uguale, certo. Cambia, cioè, sicuramente una cultura del doppiaggio diversa, qui nasce in una maniera diversa, a Milano forse sono stati fatti degli errori a monte di produttività, no? all'inizio diciamo, sì, sì. E nasce un po' come un'industria del doppiaggio, no? E quindi forse in quello la figura, per esempio, dei direttori, Milano ci sono direttori in gamba, però sono pochi, purtroppo. È una domanda politica questa, bisogna stare anche attenti, no, così. No, nel senso che no, vengo da lì. Perché tu hai esperienza, io con Milano non so niente. Io vengo da Milano, nasco a Milano come doppiatore. Quindi ho la massima stima, ci sono degli attori, anche dei colleghi bravissimi, leggere, che venendo giù hanno la possibilità di confrontarsi con prodotti anche... È un po' come dire, io ho sempre fatto questo esempio, no? Intanto per chi sta là, guidare in una formula minore e non avere voglia di confrontarsi in Aspettami formula 1... Aspettami un secondo che rientro dalla radio perché hanno finito e continuiamo in radio. 21.45 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Valentina Mari e Simone Mori. Every breath you take, Simone you think. Sì, Simone D'Andrea. Va bene, è un grande amico. Vabbè, che rincoglionito. Siamo in tre. Correggetemi, ragazzi. A questo punto vi diciamo, sì. Simone Mori. Simone Veltroni. Simone Crisari. Simone Crisari e Simone D'Andrea. Bene, Simone D'Andrea stasera c'è qua. Simone Mori è già venuto. E dopo cena con siete all'ascolto su Radio Cigliano e alla visione su Facebook. Stavamo parlando del confronto fra Roma e Milano. Nei fuori onda. Sì, non lo vorrei chiamare confronto Roma-Milano perché sennò continuiamo a... No, infatti, però un po' di confronto... Però sì, no, nel senso confronto lavorativo, di anche di andare a capire, a vedere un modo di lavorare che è un po' diverso, purtroppo. Però, come dicevo, ci sono tantissimi attori bravissimi sia a Milano che a Torino che quando vengono giù e hanno la possibilità di confrontarsi, di giocare anche... una partita con una squadra forte, con tutte le possibilità, diventa è un po' diverso, quindi tanta stima sempre per i colleghi milanesi e torinesi. E c'è Paolo che dice: come ti sei trovato agli inizi a Roma, quando sei arrivato le prime volte? Ti hanno accolto? Cioè, ti hai trovato delle difficoltà, hai trovato delle cose diverse. Domande politiche. Cioè, sei tu che le vai a cercare queste? Sì, ma questa è bella però, perché comunque il confronto Roma-Milano, se non devi diciamo da sincero, sempre. Alcune persone mi hanno accolto. Sono stato accolto molto bene. Quindi erano invidiosi? Non lo so se era invidia, non so. Però guarda, io più che parlare del rapporto personale, mi piacerebbe proprio capire quando sei entrato in una sala romana. No, Roma, hai detto era Roma diversa accoglie, proprio la maniera di Roma lavorare. Roma accoglie. Mm. Anche Milano lo fa, l'ha fatto per attori e colleghi che per vicissitudini di vita si sono dovute ritrasferire magari al nord, quindi questo non fa la differenza questo. Forse c'è un pochino più di ciccia sul fuoco, sì, per il cinema, e quindi probabilmente le difficoltà di rapporti nascono da quello. Avevo un problema che facevo magari cominciavo a fare dei ruoli importanti qua e quindi c'era questa problematica. Poi tornavo a Milano perché per tanto tempo ho lavorato. Per 16 anni ho lavorato su e giù. Sì, su e giù, e quindi magari là poi invece venivo visto come quello che aveva fatto magari un film. Sono sincero, questo è successo, però questo vabbè, è umano. È normale, ma non è niente di. Di trascendentale. Tanti complimenti per Valentina per il film In Quinto Potere, in cui doppiavi Alicia Vikander. E anche Valentina Vadi, Mari, voce di Kim Possible, e Tina Russo in The Looney Tunes Show. Ti ricordi?
Sì, un po' sì. E Simone D'Andrea, voce di Nightwing di Batman Cavaliere della Notte. Sì, sì. Killian Murphy mi pare, sì. Comunque sappiate che avete bisogno, che ne so, per le maglie, di avere bisogno di cosa doppiate. Vi mettete su Facebook e trovate tutto quello che serve, veramente, stratutto. Allora, spero che in futuro doppierai in futuro John Bernthal, che ci stai a pennello. Grandissimi complimenti, dice Sasha, metti delle emozioni in più doppiandolo. Allora, l'idea di il doppiaggio, comunque noi abbiamo un riferimento che è precisissimo, che è lui, e lui l'ha fatta, l'hanno montato, l'hanno distribuito, quindi vuol dire che è buona, quella che ha fatto lui è buona. Non parliamo delle tinche, non parliamo dei film strani, parliamo di telefilm, insomma, cose che sono state... Noi abbiamo lui come riferimento, noi che cosa ci dobbiamo mettere secondo voi? Rispondi tu? Tu. Questa è tipo le iene, sì. No? Sì. Vi faccio lo spaccato del mese. Potete guardarvi. Forse riprendo il discorso di prima delle emozioni che passano attraverso la sensibilità dell'attore e del direttore di doppiaggio. Insieme si costruisce il personaggio e lo si affronta cercando di replicare magari queste emozioni in più che la nostra ascoltatrice o il nostro ascoltatore dice, perché le, giustamente gli vengono riportate dalla versione italiana, magari non le coglie in originale, ma coglie il giusto, la giusta fruizione, la giusta traduzione anche di quell'emozione. Certo. Quindi magari noi non mettiamo... La difficoltà è riuscire anche a cogliere sì, tutto nel pochissimo tempo, sì, che abbiamo, perché noi abbiamo purtroppo 1-2 passaggi sonori. Sì. Quindi è la difficoltà, secondo me, poi è veramente riuscire intanto a cogliere tutto, sì, e poi ritrasmetterlo. E poi ritrasmetterlo. Quindi stando su quegli occhi. Assolutamente. Però già non è da tutti riuscire sempre a cogliere tutto. No, eh? No, per carità. Cioè anche è una questione anche proprio di grande sensibilità. È un lavoro, cioè, altamente specializzato. No? Sì, è giocare tutti i giorni con le emozioni, che questo forse è più stancante che stare in piedi. Sì, assolutamente sì. Le 9 ore o veramente. Comunque ti devi aprire, cioè ti devi spogliare del tutto, cioè ti devi le emozioni per farle filtrare. Voi avete ragione, perché poi quando finisce il turno svuoti, no? Sì. Devi svuotare, sì, devi proprio come se scarichi il gabinetto, per dirla in maniera un po' così. Veramente tiri la catena e va via tutto, perché siamo carichi e ogni volta in un giorno poi ci misuriamo con più cose, non con una cosa sola. È difficile stare su un soggetto con più ormai. Direttori, con più mani diverse, sì, esatto. Anche... sale diverse. Ti devi adattare ogni volta. Valentina, che ricordi hai di D.O.C.? D.O.C. dove è questa ci doveva essere, dai. Beh, ci siamo divertiti tanto, ci siamo divertiti tanto. Posso dire tutto? Tutto devi cioè, dire. C'è un incubo, i tuoi dialoghi, c'è le tue correzioni, un incubo. Ma lo sai che non sei la prima che lo dice? Ma tu non, perché tu non lo sai. Adesso io lo voglio dire a tutti. Dillo. Sputtanami. Lui è fantastico, no? È fantastico, ha mille idee, è un vulcano, è uno. Ma poi lo sentite in radio quando parla. Quindi è fantastico. È una macchina da guerra. Bravissimo. I dialoghi non erano i suoi. E non mi piacevano. Perché ha ragione e anche a gusto personale, e quindi che faceva? Cominciava, iniziavamo l'anello, poi erano ancora i turni che forse gli ultimi veramente, quasi gli ultimi turni che facevamo insieme, e si incideva insieme, non uno per uno, tutti insieme. Quindi fantastico, cominciava, la giravamo pagina, allora correzione Valentina, tu scrivevi la seconda, tu scrivevi la terza, poi Emiliano col torti, scrivevi, non si finiva più. A un certo punto un giorno gli viene un'idea, dice: ragazzi, no, cambiamo, perché perdevamo un sacco di tempo, quindi ci lamentavamo anche, ma non dell'adattatore, noi ci lamentavamo proprio da Alessio, lei basta, è rotto, cioè, ma che c'è importa, diciamo quello che c'è scritto, ma va bene uguale, ma stai a guardare il capello, ma perdiamo un sacco di tempo, ma è faticosissimo. Allora un giorno mi viene e dice: guardate, ho trovato una soluzione, allora ho corretto tutto a casa, e quindi adesso in pausa ci mettiamo seduti e mi do le correzioni, quindi noi in pausa tra l'una e mezza e le quattro e mezzo, mentre fumavamo, ci portavamo il copione, la penna, quindi con la sigaretta, e lui che qua, e noi per avvantaggiarci in pausa ci scriviamo tutte, ti ricordi? Tipo però 20 poi, anelli, però per fare le pause alternate, la prima mi facevo tutte io, poi andavo a fumare, poi andavo al bagno,
Arrivava Emiliano, dopo che lui aveva preso il caffè, era andato al bagno, aveva fumato e toccava a lui, quindi era la mia pausa e scriveva tutto. Era un doppio e lavoro. Poi, però devo dire che a un certo punto ho trovato la maniera, mi facevo dare, all'epoca non c'era ancora che si stampavano i copioni, c'erano i copioni, però si stampavano e lavoravi sulla carta. Quindi mi facevo dare i copioni, correggevo le battute a casa e così facevo fotocopiare il copione dell'assistente. Però non leggevamo sì, la non sua leggevo. Scrittura. Ma io scrivevo chiaro, non sei tu che non leggevi. Non leggevamo la sua scrittura, quindi era un incubo. Ma era la tua prima direzione? No, non era la prima, però è stata la serie che ho seguito proprio dalla prima all'ultima puntata, tutta quanta io. Che bello, uno si innamora. Beh sì, perché poi è bello seguire, cioè quando fai le direzioni e un po' ti alterni, oppure fai una stagione e poi la seconda hai un impegno e non la puoi fare, no? Succedono queste cose. Mentre invece quella l'ho seguita tutta io, quindi veramente la cifra stilistica del... avevo perfettamente in testa la cifra stilistica. E ricordo, mo te sputtano io, ricordo di Valentina una volta... Non ti temo. Una volta a Valentina le chiedo di fare un'appoggiatura. Non te la ricordi, ma me la ricordo io. Le chiedo di fare un'appoggiatura e Valentina si gira anche un po' seccata e mi fa: Ale, che palle, sta appoggiatura è bruttissima. Io ho detto, non le ho detto niente, ho fatto: per favore, la fai? Lei: va bene, ok, te la faccio. E ha fatto l'appoggiatura. Siamo andati avanti con gli anelli e a un certo punto è arrivata una battuta e lei si è girata e ha detto: ah, è per questo che mi hai fatto fare quell'appoggiatura, vero? Direttore ha sempre ragione, basta. Oh. Vabbè, ci divertiamo. Impariamo anche così, a fidarci delle persone giuste. No, ma poi è bello lavorare quando c'è un bel clima rilassato e si ride. Perché poi scoppia la risata, uno si ammazza di risata. Ma te lo ricordi poi, tra l'altro, io e Emiliano che non ne facciamo uno, cioè scivolavamo o io o lui, era un incubo. E poi si rifaceva tutto l'anello perché eravamo tutti insieme. Non riuscivamo a essere puliti. Neanche su una battuta, un incubo. Però ridevamo perché poi ci veniva, era stupendo. Poi era bella la serie, era una serie di rottura. Poi si è sfaldata durante le varie stagioni. Poi la tua è morta alla fine della terza stagione, se n'è voluto uscire. Però era una bella serie che ci ha veramente divertiti tantissimo. Tanta gente, c'è Riccardo Rossi, Ilaria Stagni. Ciao ragazzi, stasera grandi professionisti, dice Letizia. Simone, che è stata una delle voci della mia adolescenza, lo ricordo tra i tanti film e cartoni. Sosuke, Sagara di Fullmetal dal Panic, l'abbiamo detto, le Mermaid Melod, i Taci di Naruto, Yuri di Piccoli Problemi di cuore mentre Valentina Mari l'ho scoperta da poco e l'ho adorata su Riley di Sense8 e Sarah Lenz, bella quella serie, bellissima. Non si capisce un cazzo, niente. Non si capisce niente, forse per quello che è bella. No, poi tra l'altro quella è la serie che dice: vabbè, senti, mi fumo la sigaretta. No, perché tu fumi la sigaretta ed è successa una cosa per cui dipende tutta la serie e tu non capisci più un cazzo, devi sapere tutta quanta, devi stargli dietro. Grandi due doppiatori meravigliosi, grazie anche dei cuori ad Agnese Monaco. Guardate i cuori, mandate i cuori a video per cortesia, c'è un po' di ritardo ma mo li vedrete. Guarda che questi cuori sono per voi e sono tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, che sono tantissime stasera, c'è veramente tanta gente. E ti senti spesso sui cattivi, l'abbiamo già detto, ti piace fare i cattivi, c'è anche... Aspetta, io devo salutare, scusami, perché questa persona... Saluta. Bacio Elide. Lì, a quella. Allora, c'è anche Fabio, Stefanella Marrama, c'è anche Valentino, una domanda anche a te riguardo uno dei personaggi più famosi che hai doppiato, ossia Rei Ayanami di Evangelion. Ho letto che hai fatto molta fatica a doppiare questo personaggio per il suo modo particolare di parlare, confermi? Sì, perché era senza anima. Senza cuore. E quindi non dovevo trasmettere troppo fredda, niente. Diciamo. E non dovevo trasmettere niente, dovevo essere impassibile, come adesso questo che dovrò leggere per non farti vedere. Letto proprio, sì. E quindi no, non devi tradire niente, nessuna emozione. E quindi non è divertente, tra virgolette. Beh, oddio, anche lì è una sfida. È una sfida faticosa, però non potendoci mettere niente, non potendo recitare, noi che cosa facciamo? Recitiamo perché ci piace il nostro lavoro, perché ci piace recitare, potendo recitare tutta una serie è un incubo. È un po' complicato, è vero. Tiziano fa un bel appello, come si può dire, che è carino, magari fare doppiaggi senza frontiere, Roma, Milano, Bologna, Verona e Torino unite, che un po' adesso si sta facendo, perché alcune cose si fanno su due piazze, no? Si fanno un po' a Roma, un po' a Milano, quindi si sta facendo una specie di unione tra tutte quante le varie scuole di doppiaggio. Mi ricordo sempre le compagnie teatrali sono formate da attori che vengono da Palermo, Italia, da Trieste, e che sono ben amalgamati tra di loro. E anche quando noi facciamo i doppiaggi mischiati in questa maniera vengono bene, perché si mischiano le due maniere. Ma se tu pensi che anche tante produzioni cinematografiche sono americane, ma con l'Europa, perché i film italiani con l'attore francese o l'attore americano con l'attore italiano, francese, là vanno anche oltre le nostre frontiere col doppiaggio, è un po' complicato. Basta muri.
Basta muri da tutte le parti. Alessio dice solo porca miseria. Lo so, lo dico tanto. Allora, non abbiamo neppure cominciato, ma io mi porto avanti e ti chiedo già il bis di questa serata. Quindi vi vogliono rivedere, manco vanno cominciati a sentire. Che tosta, eh. Allora, domanda per Simone. Simone, Zoom in flash. Abbiamo 100 doppie stasera. Vabbè, ma senti, adesso ma guardate, lo faccio in diretta, perché bravo. Se deve fare, sturamo goccette, sto naso. Goccette. No, mettiamo ste goccette. Che perché... professionista che vabbè, sei. D'altronde, scusate, l'altro ieri ci stava meno 30, oggi ci sta 25. Poi uno in poi sala, poi in sala è rettilare. Allora, attenzione, sappiate che se avete dei rettili, dei coccodrilli, dei serpenti, un boa constrictor, qualche cosa, potete portarlo nelle sale dove lavora Valentina sì. Mari. Oggi è entrato Oreste Baldini e ha detto, ma questo è un rettilario, siamo andati a vedere, aveva messo a 30 gradi. Perché io di nascosto, devo farlo di nascosto, perché se mi beccano, se mi beccano spengono tutto. Poi a un certo punto io mi guardo e mi rendo conto che sto con le camicie tutte aperto. E allora no, sembro... capisco, e faccio anche una cosa, che quando capisco, ma non lo devo dire, perché se ci sono colleghi poi mi beccano. Quando capisco che il collega... comincia a fare il bug e dice ma no, ma fa un caldo qua dentro, ma come mai? Allora io corro verso il computerino dell'aria calda e spengo, così che non mi beccano. E dico, ma che c'è? No, ma non è acceso niente, che strano. Sì, vabbè. Poi quando non è acceso niente, dopo 5 minuti vado là, vaghissima, faccio finta di andare al bagno, passo per il computerino niente, e spingo. Io non c'entro. Allora, guardate che cosa fa il nostro Ignazio, che vuole un saluto da parte vostra. Guardate che cosa fa, perché è veramente bello. Fa un collage di immagini. Questo è quello di Valentina. C'è Biancaneve di Once Upon a Time, Sarah Lenz di Legends of Tomorrow, Rebecca Evans di The Roommate, Il Trono di Spade, Sense8 e Il Favoloso Mondo di Amelie. Che bello. Me lo stampi? Questo te lo mando su WhatsApp, bello. Così ce l'hai. Fatemi andare a prendere, perché credo di aver letto che ne ha fatto quello per Simone arriverà a breve, perché li fa al volo, li fa al momento, non se l'è preparati. Grandissimo Ignazio, vuole una cosa, io vi metto il bianco, gli fate un saluto Ignazio. Vergogna. Mamma mia, Ignazio, un abbraccio grande, fai delle cose meravigliose. Ciao. Un bacio, Ignazio. Oh, che ci vuole? Facile. Il silenzio è tremendo. Il silenzio, che poi noi siamo abituati al silenzio, porca miseria. Sì. Al silenzio, quello spinto proprio. Io sono stato una volta a Venezia in una stanza anecoica vera. Allora, noi siamo abituati a stare in una stanza dove non c'è nessun rumore, ok? Io sono stato in questa stanza anecoica vera, dopo 20 secondi ho detto... mi è preso così, non c'era nulla, non c'era nessun suono. Senti il fischio delle orecchie. Niente, non senti nulla, non c'è il fischio dell'aria, non c'è niente. È una cosa pazzesca. E devo dire che anche molti nostri amici che io ho invitato a volte nelle sale, cioè un'amica mia anni fa... addirittura alla vecchia Venus sopra a... ti ricordi quella villone enorme, che c'erano queste sale che poi erano insonorizzate, per modo di dire, perché era una villa riadattata, quindi non era tutta questa insonorizzazione. Lei arrivò, stavamo facendo i cartoni animati, a un certo punto la vidi che si toccava, no? A un certo punto, no, io devo uscire, perché ma non lo senti questo silenzio inquietante? No, non ci sei abituato. Mentre lei, per lei era veramente una cosa tremenda. 22.01 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Valentina Mari e Simone D'Andrea. Attenzione Valentina, secondo pezzo, quale mettiamo? devi pensarci un attimo. Qua c'è Simone che mi fa concorrenza. Guarda, intanto che tu ci pensi, faccio vedere un altro controselfie. Questo è Ricky, anche lui col controselfie BR, che ci messaggia e ci ascolta da Verona. 3287948796 è il WhatsApp per essere super social con noi di Radio Cigliano. Qual è? Metti numero? La 4. La numero 4. Allora, raccontamelo questo pezzo. Ma no, questo è... è semplice? No, non è semplice, in realtà risale al mio periodo in cui abitavo da sola e la mia vicina di casa era la mia migliore amica. Eravamo pazzerelle. Beh, immagino. Questo pezzo. E questo pezzo era il vostro, come se fosse stato un po' il vostro pezzo? Lo mettevamo, ballavamo. Ballavate come pazze? A casa, mangiavamo porcherie sul divano, piangevamo col gelato, con la parte folle di Valentina Mari. La parte folle di Valentina Mari. Questo è un pezzo dei Los Lobos del 1956, ma rifatto in maniera così veramente blues e funky da Giuliano Palma e The Blue Beaters. È un pezzo
pezzo del 2005, ce l'ascoltiamo su Radio Cigliano, Black is Black. E soprattutto l'ho riscoperto grazie a te. Perché te l'ho fatto, perché ti è venuto, ti è tornato in mente. E adesso io vado a prendere il gelato e Valentina balla. Ah, deve ballare assolutamente. Agendas, naturalmente. Sicuramente. Ma che ci sta ancora? Sì, no, certo. Cioè, perché noi lo compravamo quello da Blockbuster. Sì. Andiamo da Blockbuster. Prendate i film e il gelato. Il film e il gelato. Quindi stiamo dicendo che. Poco tempo fa. Ragazzi, la musica quanto è colonna sonora della vita? Quanto è importante una vita con la musica, una vita senza musica per voi? Non può essere. In macchina solo musica. Solo musica. Non ci può essere, non è vita. Non è vita. Musica. Quindi non è che qualcuno ogni tanto mi ha detto "Sì, vabbè, la musica se c'è, se non c'è, non ci importa". No, è colonna sonora vera, eh. Nei momenti poi di solitudine, musica. Io riesco, cioè mi capita spesso di legare i momenti di vita a una musica di quel periodo, cioè lo faccio proprio in modo matematico. Quindi praticamente risenti, magari stai in macchina, no? Risenti un pezzo che passa e ti si apre una finestra sul mondo. E quanto rimani male quando la canzone finisce? La vuoi risentire, vorresti rimandarla indietro. Sì. Quindi voi con la musica che come siete? Tecnologici, musica da scaricabile, quella Spotify che puoi avere tutta la musica in tasca, o preferite i supporti, i CD, tenervi il libretto, guardare il libretto del Io antichissima, dischi. Io radio, quello che capita, tutto io quanto proprio, sì. Negli ultimi anni più roba di fruizione così da internet o da insomma è più semplice, sì, è vero. Semplice. È anche più completo, secondo me, cioè veramente tutto. Sì. C'hai un'idea, la vai a prendere. Tutto. Fate mai Shazam voi per capire i titoli delle canzoni? Quello, sì. Io ogni tanto lo faccio per i miei figli. Perché fargli capire che come trovare il titolo e quindi la puoi prendere. C'è Laura, guardate che carina, che ci fa il nostro controselfie e ci si mette Topolina, lei accanto a noi. Grazie veramente Laura. 328-7948-796, aspettiamo i vostri controselfie perché ci piace. Un caro saluto a tutti da Marco, siete tutti bravissimi. Un saluto a Simone, che è stata una delle voci che mi ha accompagnato durante l'infanzia. Noi abbiamo veramente una responsabilità grande, ragazzi, perché facendo questo lavoro abbiamo veramente, siamo stati colonna sonora di tanta gente che è cresciuta con le cose che abbiamo fatto. Sì. E non ce ne rendevamo conto, no, forse non no, era ma così. Ancora spesso, oggi no? Sì spesso capita che te lo dicono Alcuni ti dicono ho iniziato questo mestiere. È vero. Anche grazie a te. Mi è capitato vero. Ultimamente. Sì, come no. Sì. Silvia è calzetta. Silvia dice ho la febbre, però sono qui su Radio Cigliano. Buona guarigione, insieme a Silvia. E calzetta gliela fa la scalda veramente. Con gli animali come siete messi voi? Vi piacciono? Ce l'avete in casa animali domestici? Io avevo un bellissimo cane, adesso no, perché poi mi scendono le lacrime, morto poco. Non volevo. Ho vissuto con noi 15 anni. E parte poi è un compagno famiglia. Di vita che purtroppo durano meno di noi. Un grandissimo. Un gatto per 18 anni. Che è cresciuto praticamente con me. Tra l'altro io gli animali rigorosamente li salvo, non si comprano, almeno io non riesco. Adesso aspettiamo, infatti, con il nato qualcuno mi dice ma un altro cane? E quando dovrà arrivare arriverà lui da me. Arriverà lui, sarà lui, sarà il momento giusto, sarà il momento giusto. Torniamo in diretta in radio. E questo era Giuliano Palma e The Blue Beaters con Black is Black, secondo pezzo portato da Valentina Mari in diretta su Radio Cigliano a Dopo Cena Con. Oggi è l'8 marzo 2018, la festa delle donne, ma anche la festa del doppiaggio, perché quando siamo qui e facciamo radio insieme ai colleghi e agli amici del doppiaggio, secondo me facciamo anche un po' una festa. Se siete d'accordo, ditecelo sia sulla chat di Facebook sia al 328-7948-796. Come Davide, che ci ha mandato un controselfie adesso, ci sta guardando su un enorme televisore, guarda che figata. Ci sta guardando, sì, enorme, sì. Veramente, e ha qui un pupazzetto. Ciao, che Davide. Credo che riguardi qualcuno di voi. Credo senza anima. Sì, vero? Senza credo anima. Di sì, credo che riguardi te. Sempre 328-7948-796, fra un po' parte il contest, mettetevi assolutamente il numero sul telefonino, altrimenti non potete giocare con noi. Una domanda a Simone, oddio, però devo beccare il nome perché volevo, non lo so, non c'è il nome. E durante il tuo primo turno di doppiaggio di Dragon Ball Super, è stato strano non avere più Torrisi come direttore di Dragon Ball, o non hai notato nessuna differenza? E auguri a Valentina. Beh, insomma, Maurizio non c'è più, Maurizio Torresan. Scusa, sì, ma forse il nome d'arte era Torresan. Torresan, sì. Sì. E Maurizio non c'è più da qualche anno.
è vero che questa serie, che oramai sì, insomma, adesso l'anno esatto non me lo ricordo, però sono passati parecchi anni, c'era lui come direttore, ed è una persona dolcissima che insomma ci guarda da un'altra parte. Sì, dov'è adesso? Decisamente insomma. Sì. Senti, c'è caro. Un bellissimo messaggio, non si firma, quindi non so chi è veramente, non è, perché poi noi qua vediamo il numero su WhatsApp, ah, quindi no, non sappiamo certo. Chi è, ma dice, sintetizzando, ogni volta che sento la tua voce divento felice e mi illumini le giornate anche se sono grigie. Ogni tua interpretazione mi fa venire la pelle d'oca e mi fa sussultare il cuore di gioia e di serenità. Spero di incontrarti un giorno, stringerti la mano per realizzare il mio sogno di quando ero bambina. Grazie, mi state rendendo felice. Veramente, oh, grande. Un abbraccio caro, grazie a te. Non sappiamo chi sei, non possiamo dire il nome. Giuseppe, omaggio a Simone e Valentina con Natalie Portman in Leon, Trunks Kenshiro e Principessa Gomma Rosa, ve li ricordate? Spero di sì. Mm-hmm, però ve li faccio vedere a video, che forse facciamo prima. Beh, quella di Leon te la ricordi sicuramente, sì. Guardate che figata, questo è Giuseppe da Napoli che ti ha fatto l'intervista e che ha realizzato questo. Che Ciro so io, ecco. Dicevo chi è che Ciro? Che Ciro sono io. Tranche sei te, sei. E questa è Leon. Vale. Bello, grandi, grande, grandissimi. 3287948796. Che Ciro so io. Perché ho detto Trunks, bellissimo. Non me lo ricordo. Perché è un momento di cazzeggio. Non è un'intervista, è molto bella questa. Se adesso mi sento sotto. Dai. No, vabbè. Allora, svegliamo gli altarini. Simone è entrato in casa che c'era la faccia del ma che cazzo ci sto a fare qui. Perché io sotto, ci siamo incontrati sotto, gli ho detto, oh, ma lo sai quanto dura? Quanto? Dico, più di 2 ore. Ma che stai, che diciamo 2 ore? E allora, vi do una notizia, è 1 ora e 9 minuti che siamo in diretta. No, fantastico. Ma dai, sono 10 minuti, dai. No, sembrano 10 minuti, 1 ora e 9 minuti, ve l'ho detto. Ma sembra di staccata tra amici. Sì, ma che siamo? Molto radio Cigliana, una radio di amici. Ma siete bravi voi. No, non è vero, io sono una pippa nera, sono bravi loro. Fate i cuori, ma prima ce li siamo persi. Se diretta, allora, Federica dice, sta molto contenta di poterti conoscere e sentire la tua voce in diretta di una persona... una delle voci che incanta con ogni personaggio che interpreti. Yeah. Ciao Valentina, tanti auguri per la festa della donna, sono molto contenta di fare la tua conoscenza, buona serata e grazie. Allora, veramente siamo così indietro, guarda, stiamo a metà dei messaggi, questi sono quelli delle 9.05 più o meno, stiamo indietrissimo. Come ti sei trovato la prima volta che hai doppiato Trunks? Me l'avevi già detto? No, forse no. No. Forse no. Come ti sei trovato? Bene, ho affrontato il personaggio facendo il lavoro che sappiamo fare. L'unica cosa, ecco, la complessità di quel cartone era questi urlate che duravano 15-20 secondi. Lì c'era veramente da sgolarsi. Perché poi loro, i giapponesi, non lesinano, no, ma poi lì c'era proprio la trasformazione, quindi trasformazione poteva durare. E la facevi tutte le volte? 20 minuti. La rifacevi tutte le volte? Tutte le volte. Porca miseria. Sì. Perché all'epoca non si incollava, non si prendeva, quindi la dovevi rifare tutte le volte. E la provavi accollando? E la provavo? No. Facevi le prove tecniche, okay. Poi... Però perché sì, Alessio prova tutto vero. Sì, ma quando le prova così io gliele tengo. No, lui lo sa. Tu gliele tieni, ma gli altri no. Allora, io non riesco... Fai la prova tecnica. E se faccio la prova tecnica, sono corto. Io fantastico, questo film che stiamo facendo insieme, diciamo così, dico... Vabbè, io allora, dico al fonico, Mario, dico... Mario, io te la provo finta, no? Sì. Oh no, io la provo vera, eh? E dico, vabbè, fa come te pare. Però poi mi mette sempre in cattiva luce, che io sono sempre quella pigra, no, che non è. E lui poi mi rendo bravo, conto che ti trascino il nella... secchione, capito? Lui è sempre la figura del secchione. Eccoli i cuori, stanno volando i cuori. Allora, che bello stasera, ho piacere di guardare, dice Francesco Alessandro. Due leggende del doppiaggio, questa è la puntata più epica. Simone sei il mio idolo e Valentina, augurissimi. Che trio, da paura, super la frase che dice prima di uccidere Zamasu. Boh. Un po' ci mette una pausa pipì, si può fare no. E qua la diretta ma improvvisamente facciamo come in Rai che parte la pubblicità, non c'è niente. Non c'è nulla, non c'è nulla. Allora, tanti complimenti veramente, Giovanni, Saso, Leila, Christian, mamma mia quanti sono. Ne hai visto uno interessante che ho perso?
No, a parte non per Valentina, però che ne pensa? Che ne pensa del fatto che Annientamento uscirà da noi su Netflix e non al cinema? Non so di che parla. Non so. Però... Annientamento. Perché questa è carina comunque. Sì. Vai avanti, scorri. Andiamo avanti. Grandissime voci, veramente c'è Angelo anche. Una domanda alla grande Valentina Mari. Ho letto che la carriera di Valentina è iniziata nell'86 esordiendo in un turno di brusio nel film Il Bambino d'Oro. È vera questa cosa? Sì, è vero. È la prima cosa che hai fatto? È vero, e lo dico sempre. Arrivo a questo turno, un turno di brusio, tutti i bambini. In realtà poi c'erano già... Allo stesso turno c'era Federica, me lo ricordo benissimo, Federica De Bortoli e Stefano Crescentini. Qualcuno forse se lo ricorderà, Federico Fallini, te lo ricordi? Come no? Certo, certo che me lo ricordo. E forse c'era anche Marco Vivio. E io arrivo a questo turno, turno di brusio di bambini. Stefano Crescentini, se non mi sbaglio, faceva Il Bambino d'Oro. Mm. Era lui. E allora ci chiamano tutti in sala, io timidissima con mia madre, mi dice dai, vai, vai. Entro dentro e c'era il grande Renato Izzo. E spiega questo brusio. Io non capivo niente, ma vabbè, dico faccio quello che faranno gli altri. E vedo a un certo punto questi bambini che si alzano, ok, si incide, si alzano e cominciano a camminare in giro per la sala come si faceva una volta e parlavano tra di loro di tutto e di niente. E io ero da sola perché non conoscevo nessuno, come stavo là che sto capisco. E pensavo che fossero matti, perché dico, ma questi parlano da soli, parlano, girano, ma che stanno a fare? Perché fai il movimento, dico? Fai il movimento del sì, ma poi parlavano, no? Allora, passa la palla, a scuola oggi sei andato. Ma perché? E io non ho detto niente. Sei stata zitta? Sì, che tu quindi, fai... Quindi il tuo primo anello è stato silenzio. È andato prima e poi veramente pensavo che fossero matti, dico, ma perché? Ma di che parlano? Quello della scuola, quello della palla... Quello vieni a casa mia, ok, andiamo. Poi ogni tanto facciamo andiamo. Il rabarbaro, il rabarbaro. Perché poi, ragazzi, scusate, ma il brusio che, no, che tutti quanti poi sembra. Ma che esiste ancora che... il brusio? Perché oggi ci sono le colonne, no? No, ci sono le colonne, ma molto spesso se è circostanziato lo devi fare. Sì, sì, soprattutto si quello di. Sì, si sentono delle cose che devi fare. Certo, forse non si cioè, fa più. Le ore sono minuscole. Dove noi facevamo. Cioè... Noi da ragazzini facevamo anche il fondo, cioè quando c'era una scuola e c'era. Erano quelli lontani che uscivano da scuola, le risate, no? Le risate, le cose. Infatti loro facevano così, poi giravano, era una sala dell'RTR, come no? Magnifico, quindi ancora una bella sala più. Grande, e giravano e si andava anche dietro alle Gio, dietro al microfono, si camminava, bellissimo, era veramente, che magia. Veramente, il brusio è una cosa, pensa, ogni tanto mi capita pure a me di farli, vi ricordate? Adesso, ultimamente, mi è capitato... E mi diverto da morire perché veramente mi ricorda delle prime volte. Io sono stato uno abbastanza fortunato perché sono capitato subito sui ruoli. Ho fatto pochissima gavetta e poi ho fatto gavetta facendo i ruoli, quindi è stata una bella fortuna. Ero piccolo, ovviamente, e funzionavo e mi hanno usato. Ma la magia, secondo me, di fare il brusio è qualcosa di eccezionale. E voi ve lo ricordate? Io mi ricordo che ero affascinatissima alla CTA, uno stabilimento, sì. Che c'era la sala dei rumoristi, dove si facevano ancora i rumori. Che bello. E io andavo a sbirciare. Lì c'era e una mi ricordo, passione, con, una mi ricordo cosa... c'era una piccola pedana con della ghiaia. Sì, sì. Le scarpe? E le scarpe diverse. Sì, e loro che passavano. I tacchi, no, io i ogni tacchi. Tanto andavo a bussare e chiedevo, posso fare io la camminata sulla ghiaia? Allora, le porte, le maniglie. Questa l'ho già raccontata, sì. Ma io ero piccolo e stavo nella vecchia sala dell'NC, nella sala d'attesa, e c'era la sala del rumorista. E il rumorista a un certo punto uscì e si prendeva una pausa, ma poveraccio, giustamente pure lui, no? Si fumava una sigaretta, si beveva una cosa e poi tornava. E io vedevo questo signore con dei panni strani addosso, perché doveva avere una cosa che frusciava in una maniera, una cosa che frusciava in un'altra, le scarpe diverse, una scarpa con la suola e una scarpa, una ciabatta, una scarpa da ginnastica, così. E io dicevo, ma questo signore poverino, ma come viene ai turni? Come viene vestito? Come viene vestito? Invece era il rumorista, perché non lo sapevo. E poi mi ricordo che io mi mettevo e chiedevo al rumorista, e non te lo facevano fare tutti, perché se gli sporcavi la cosa si incazzavano, giustamente, perché stavano lavorando loro ed era una cosa complicata. Prendi oggetti, il piatto con la forchetta, la tazzina capito? Era molto complicato. Versa l'acqua. Io mi mettevo in un angolino quando avevo, che ne so, c'hai 10 anelli di buco, dicevo sto dal rumorista, mi mettevo dal rumorista e stavo lì così in un angolino a guardare
questo come lavorava, che per me era la magia, anche la magia del cinema che cresce, no? Che, sì, sì, che improvvisamente esplode. Che favoloso. Fortunati che siamo stati. Sì, siamo stati fortunati. Le abbiamo vissute queste cose, le conosciamo. Io ho sempre detto, ma chissà entrare in una sala di doppiaggio negli anni 50 o 60, no? Come sarebbe stato. Io ho trovato delle vecchie foto della vecchia Fonoroma, che l'ho messa anche su Facebook, sulla mia pagina Facebook, se scartabellate le trovate, delle foto degli anni 50, della vecchissima Fonoroma, quella via Maria Cristina al centro, e devo dire che è un fascino in bianco e nero, la console con le manopole, cioè io ricordo ancora i fonici che venivano col camice bianco, vestiti col camice bianco, sì. E me li ricordo ancora. Alla Venus, alla... Alla recording sotto forse, no, ce n'era uno? Forse alla recording sicuramente, ma ce n'era uno che non mi ricordo come si chiama, era anziano. Era anziano, me lo ricordo anch'io. E stava, sai dove? A Villa Triste, a... Io mi ricordo una sala via, sotto, una sala vicino che... a Mondi, vicino a Via Flaminia, come si chiama quella? Come si chiamava quella sala? Pure quella dentro una villa enorme. Però ti ricordi che si scendeva? Siccome no, quella era la recording, e allora sala sotto della recording. La sala sotto, mi ricordo. 22:18 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Valentina, Mari e Simone D'Andrea. A chi tocca? A Simone, mi sembra, vero? Sì. Dimmi il numero. 2. La numero rilancia. 2. Oh, vabbè, è questa. Oggi ha tutto un significato. Esatto. Vero? Dedicata. Ed è questo il significato? Mi sembra anche giusto, sinceramente. Alle donne. Tra l'altro questo è un bellissimo pezzo strepitoso di Ruggeri. Ruggeri l'aveva scritta al femminile. Sì. La voleva poi cambiare al maschile perché voleva cantarla lui. E poi però si rese conto che era troppo bella al femminile. Allora la presentò lei al Festival di Sanremo del 87. Sì. E gliela dedicò e gliela regalò. Questa è Fiorella Mannoia, 8 marzo, quello che le donne non dicono, su Radio Cigliano. Mi piace anche da morire, non vi piace? E l'idea del fatto che un autore regala una canzone, sì. Beh, bellissimo, sì, bellissimo. No, proprio che adesso tu hai usato questo termine, l'ha regalata, regalata. Si è reso conto che non era una canzone che poteva essere adattata al maschile, e allora ha cercato un interprete, ne trovò tante, ce n'erano tante che aveva adocchiato, poi la diede alla Mannoia, e adesso sinceramente non mi ricordo come si classificò questa canzone a Sanremo, ma è una poesia, è una poesia, è veramente una poesia, è veramente una poesia. Allora parlate voi e sono legatissimo a questo pezzo perché sporcate la diretta, mi passi il telefono per cortesia, facciamo un pasticcino anch'io. Io ho bisogno un attimo di tempo, quindi parlate perché dovete sporcare il testo, leggi qualche cosa qua, va bene, leggo io. Beh, racconto questo aneddoto. E tu racconta, vai. Perché ho scelto questo pezzo? Intanto per la festa delle donne, per un augurio a tutte le donne. E poi mi ricorda una serata particolare. In quel periodo. Perché io sono romantico. Perché ho iniziato questo mestiere un po' per gioco. Nella prima fase, diciamo, della mia carriera, se vogliamo chiamarla carriera, cantavo. Ma dai. Cantavo nel coro dei Piccoli Cantori di Milano, che è ancora esiste. Un grande, sì. Colgo l'occasione per salutarli tutti e i grandi sacrifici che stanno facendo in questo momento, giustissimi, perché al di là di creare talenti, è stato il coro di Milano, no? Quindi appartenevo a questo coro. A un certo punto scelgono Patrizio Oliva, il pugile campione del mondo in quel momento, aveva fatto un disco e scelsero un partner per lui per cantare insieme, sì. E quindi abbiamo fatto quest'album, questo disco, no? Questo 45 giri, questo brano. E ci fu una mini tournée. Che figata! Quindi da Milano mi ricordo, perché è stata per me un'esperienza mega grande, io avrò avuto 14 anni. Venne a Roma con viaggiavi. Me mia madre e ho preso il mio primo aereo. Siamo partiti per Roma. Adesso arrivammo al Brancaccio, adesso ne prendo fiori di troppi, 80.000 km di macchina, treno, aerei, vabbè. E arrivammo al Brancaccio, quella fu una serata bellissima. Che meraviglia. Presentava Gianni Minà. C'era Nino D'Angelo. Gianni Minà non è quello del calcio? Sì, sì. C'era Ramazzotti, mi misi a giocare dietro le quinte con Ramazzotti a pallone. E c'era lei con un abito blu, me la ricordo ancora, questi capelli rossi, che cantò questa canzone. Io ero innamorato, estasiato, sì, da lei. Un saluto e proprio
ho legato quell'immagine del mio percorso a non questo potevi brano. Non potevo non portarlo. Per forza. Allora, non vi ho seguiti perché nel frattempo ero impegnato. Lui ci ha con raccontato una un bellissimo aneddoto. È bellissimo, allora quando sì, lo vado romantico, a risentire. Romantico. Grandi. Senti, io voglio leggere questa domanda perché volevo... Aspetta, ritorniamo in diretta così la leggi in diretta perché la Mannoia ha finito di cantare. 8 marzo 2018, in diretta su Radio Cigliano, Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono, a dopo cena con pezzo, secondo pezzo portato oggi da Simone D'Andrea. In questa bellissima trasmissione che ha un grandissimo consenso e vedo che ci state seguendo tutti quanti. Quindi mi raccomando, invito un'altra volta a condividere sulla vostra pagina Facebook questo video. È l'unica maniera in cui Radio Cigliano si fa pubblicità, con la condivisione. Se piace, spread the voice, come dicono gli americani. 328-7948-796 è il WhatsApp per essere con noi. Stavamo dicendo? No, io volevo leggere questa, in realtà volevo... Sì, tra l'altro Fabio dice: ho ascoltato l'audiobook Il linguaggio segreto dei fiori, nonostante non mi interessasse, solo per ascoltare la bellissima voce di Valentina. Parlaci degli audiolibri. Non mi volevo fare pubblicità. No, adesso. Ma la devi fare, però, invece, però mi invece piace. Ho voglia di dirlo, perché c'è questo progetto nuovo che hanno portato due ragazzi di Milano, che si sono veramente battuti, hanno creduto in un qualcosa in cui non credeva nessuno, noi per primi, abbiamo fondato una società di audiolibri, e ci sono illustri colleghi, Emiliano Coltorti, Marco Mete, Dario Penne, Bruno Alessandro, Gino La Monica, Aurora Cancian, Emanuela Rossi, Perla Liberatori, spero di non dimenticare nessuno, siamo noi, e si chiama Libri Vivi e sta andando benissimo. Oh. E gli audiolibri, secondo me, sono un mercato che in Italia deve veramente ancora arrivare. Però noi parliamo di musica, di quanto la musica ci faccia compagnia, e secondo me si può spaziare anche nell'audiolibro, cioè mettersi le cuffiette anche quando si va a correre di leggerla. E ascoltare una storia in macchina, chi fa lunghi viaggi, come no, ascoltare un libro che non è solo una cosa per bambini, è una cosa per adulti, perché no, leggi dei libri per leggere tutti quanti, ci apre mille mondi, ci apre mille confini. Spesso non abbiamo il tempo, purtroppo, e siamo perché stanchi, abbiamo il tempo di vivere la nostra vita. Assolutamente. Se ci riusciamo, se ci riusciamo. E quindi è un modo per vivere tante vite. L'ho scoperti io per prima. Ero scettica da morire sull'audiolibro, e invece se è un bel libro letto bene da grandi professionisti, è veramente... Vale la pena. Sì, ti regala un qualcosa in più. Sì, è un'altra maniera, secondo me, di portare avanti la cultura. Assolutamente. Moderna, sì. Sicuramente interpretata, perché un po' di interpretazione ovviamente c'è, non è una lettura asettica. No, assolutamente, però... anche perché poi il libro tu lo interpreti come arriva a te. Certo. Perché tu certo. Hai il libero arbitrio, certo. Per cui in realtà poi io faccio passare... Il libro è molto personale, l'interpretazione, quando leggi tu ti immagini il personaggio, no? Certo, io certo. A volte leggo, me lo immagino proprio la protagonista bionda, mora, in realtà poi leggendolo e dandogli tu un'interpretazione, tu fai arrivare anche il messaggio come è arrivato a te. Certo, come lo vivi tu, sì. Come vivi lo stato d'animo anche di quel personaggio. Però devo dire che appunto per quanto la musica ci faccia compagnia, anche l'audiolibro è una novità e vale la pena, proviamolo. Vale la pena. E va il bene. Lavoro che fate voi, io so, ho fatto una cosa piccolina di un personaggio che facevo io di X-Files nei vostri audiolibri, però mi sono trovato veramente molto bene e devo dire che poi io, sapete, guardate qua, sono vagamente tecnologico, no? Quindi devo dire che è una delle cose che mi piace veramente tanto, assolutamente sì. Allora, c'è anche... sporcata? Ci sono degli altri amici che ci hanno mandato i controselfie. Lui è Angelo e guardate che bel sorriso, ci sta seguendo. Quindi 328-7948-796 per mandarci i vostri controselfie. Grazie Angelo, grazie di essere qui. Io mi devo sbrigare un po' con i WhatsApp perché sono veramente tanti. C'è Gerald, Gerald, immagino che tu lo sai come si dice Gerald. Gerald, Gerald. Non lo so, da comunque, dove viene? Magari da Foggia, Foggia, quindi non lo possiamo sapere. Però, come ti chiamano a Foggia? Come ti chiamano? Guardate che bel primo piano che ci sta mandando. Lui è un new entry, non ti abbiamo mai visto, e ci piace il coraggio e anche la voglia di scherzare che c'è con noi, di mandarci i vostri controselfie al nostro numero WhatsApp. Tenetelo sul telefonino, vi serve per il contest fra poco, dopo la prossima canzone. Sì, dopo la prossima canzone. Allora, ciao a tutti, mi prenoto per il selfie, ci dice Leila. Simone, sei il mio mito, ancora
di più dopo averti ascoltato in The Punisher. Grazie anche per i selfie tutti quanti prenotati. Che saluti carino. Da Augusta Sabino, che ci sta guardando e ha in mano qualcosa che ti riguarda. Vale, mi sembra, sì, vero? Che bello, Romeo e Giulietta. Questo è stato bello. Uno dei miei primi film da protagonista, un'emozione unica. Ho vinto questo provino, ma chi se l'aspettava? Allora, parliamo dei provini, perché i provini per... sembra assurdo che noi, e soprattutto chi di noi lavora un po' di più, diciamo, e ha fatto tante cose, sia sottoposto ai provini, però è una pratica alla quale non possiamo esimerci. Ma gli attori fanno i provini. Anche gli attori, certo. Cioè chi va su chiamata, a volte tu prima parlavi di un film per il quale sei stato chiamato direttamente, però a volte dobbiamo fare i provini. Voi come la vivete l'esperienza del provino? Proprio emotivamente, internamente? No, io sono molto serena. Sei serena? Io sono molto serena. E so esattamente, so benissimo che vincerlo o perderlo non toglie niente alla mia professionalità o adesso non voglio parlare di bravura, ma no, io sono molto serena. Tranquilla. Ah, anche perché questo naturalmente era uno dei primi provini che facevo per una protagonista, per cui qua si apriva in realtà una carriera, per cui... Era bello, eh? Ma sì, là... ci tenevo tanto a vincerlo. Sì, perché poi a volte succede. Sai cosa impari nel tempo? A gestire anche le emozioni, l'ansia da prestazione. Non nascondo che comunque c'è sempre un po' di... Sì, poi anche se vedi che comunque sia, se è un personaggio, un film che ti piace particolarmente... Sì. E... ti lasci più andare, cioè impari a incanalare quell'emozione che vivi e a metterla al servizio di quello che stai facendo, a non farla diventare un ostacolo, capito? Un ostacolo per la certo. è questo lo scoglio da superare, che tu vai là e dici oddio mi giudicano. No, non ti giudicano, devono fare una scelta e tu devi cercare di dare il giusto di quello. Ma che... Ma voi lo sapete che mi diceva un direttore una volta che è importantissimo fare il voice test, perché noi su ogni provino sul nero dobbiamo dire voice test for il personaggio e poi il nostro nome e cognome. Mi diceva che alcuni clienti... È una cosa assurda questa, sì, è assurda. Sentono il voice test e si sa... Già il voice test deve essere con la stessa interpretazione, sì, con la stessa loro, voce che hai usato, per fare il provino. Comunque per loro è molto importante. Cioè devi farlo da carattere, non lo devi fare da te stesso. Per cui a volte... Cioè sul voice test intanto dico vabbè fammelo rifare, perché era molto italianizzato, sembrava voice test for no aspetta fammelo fare bene, perché... Invece pensa, io su quello io mi impegno sul provino, poi devi fare il voice test, ok, voice test for John Alessio Cigliano, poi già io dici purtroppo... for così e già sei io purtroppo non la posso fare questa cosa, penso di essere l'unico doppiatore che inciampa quando dice il proprio nome. Ah sì? Sì, cioè, io arrivo là, faccio tutte le prime cose, poi voice test for James Simone Andrea. E ti ho messo il bianco, ti ho messo il bianco, rifaccio. T'ho fregato, ti ho messo il bianco. Lo so, te lo devi aspettare da me. Sì, anch'io comunque. Alessio Cigliano non è semplicissimo, capito? Perché poi lo vuoi fare un po' americano. No, ma perché poi Valentino Mari. Ma noi il nostro nome non lo dobbiamo dire mai alle Gio, capito? Non è una cosa sulla quale c'è un challenge o c'è una skill. Quindi sentite, voglio farvi vedere qualche altro WhatsApp. Lei è Anna da Milano che ci sta guardando. Guardate che bello, m'ha beccato mentre fumavo. Quindi Giovanna ci sta guardando e lo dimostra con il cosiddetto contro selfie BR, sempre per prenderci in giro, perché ricordate che la cosa importante nella vita è prendersi in giro, perché altrimenti che palle. Elisa Grata in tempo reale dalla provincia di Vicenza, grazie Valentina, grazie dei miei 15 anni per Giulietta. Simone, Jamie Camille. Sì, è la mia associazione in spagnolo, non c'entrava niente, ecco. Quindi ecco. Jaime Camille sarà. Jaime Camille. Si doppia solo per Jane the Virgin Latino America. Hanno una collega, credo che sia una collega grazie spagnola. Per aver portato Rogelio in Italia. Chi è Rogelio? È quello che il personaggio che doppio in Jane the Virgin, che è il protagonista, il padre di Jane. Credo che sia una collega, da quanto sto cercando, capendo, ma non riesco a capire bene. Però insomma, ci piace farti vedere anche a te, grazie mille, grazie di essere qui su Radio Cinema. Da dove ci stai seguendo? Che cos'è questo? Non lo so. Capisco. No, è interessante. Bellissimo. Non lo voglio. Sembra uno scanner. Lo voglio immediatamente. Strano che tu sai. Non ce l'abbia qui. No, ma
lo voglio, adesso me lo vado a spizzare, me lo vado a vedere. Immediatamente. Grazie mille, grazie veramente. Se sei una collega, grazie ancora doppiamente. Qui ci sono un sacco di fotografie, ma non le facciamo vedere perché magari con qualche fotografia di queste potremmo sputtanare anche. Oh, eccola qua! Questa è una. Aspetta, chi è? Per Valentina non ho fatto. Allora, per Valentina ha fatto Kim Possible, l'ha realizzato a mano, seduta stante, al volo. Guarda che meraviglia, bellissimo. Mentre invece per Simone, fatemelo andare a riprendere, che cosa ha fatto? Questo è lui, facciamolo vedere. Adesso mi sfugge il nome, non so se l'hai scritto e se non riesco a vedere, ma cercherò di recuperarlo. C'ha in mano tra l'altro un libretto, un anime. Sei seguitissimo, Ale, eh? Sì. Guarda che figata. Sei seguitissimo. Sì, sì, ma no, siamo seguitissimi, attenzione. Ma tu sei international, siamo seguitissimi, perché è il nostro lavoro, è la nostra passione, è tutto quello che ci mettiamo, e anche il fatto che ci mettiamo un po' in gioco e che veniamo qua a parlare, a fare a cazzeggiare insieme, sì. Però poi anche a parlare. E poi c'è il disegno, credo che sia un collage, aspetta, fammi vedere che ha fatto. Ho a Simone la mia infanzia. Guarda che bello, che ha bello. Fatto un disegno, ha messo tutti i personaggi che hai doppiato e che l'hanno accompagnato durante l'infanzia, veramente fichissimo. Sempre 328-79-48-796. Oh, vorrei... James scrive che siamo il fiore all'occhiello del doppiaggio, roba forte. È vero, è vero. Mm? Vorrei vedere chi è il nome, ma perché non riesco a trovare? Sto scorrendo. Alberto. Alberto, grazie Alberto. Un altro selfie. Ciao a tutti, purtroppo stasera non potrò seguire la live, dato che suono con la band, ci sta dicendo Marco da Canicattì e ci sta facendo vedere. Questa era un selfie, probabilmente, un controselfie, probabilmente, perché adesso saranno in a suonare, mi stavano preparando la serata. Grazie Marco da Canicattì, ma ci puoi recuperare, come tutti voi ci potete recuperare su YouTube, pagina, canale YouTube Radio Cigliano, eccolo qua, lo potete vedere a video. E mi raccomando, iscrivetevi, non è aggiornato, siamo ancora al 958, non ho aggiornato la pagina, iscrivetevi in tanti, dobbiamo arrivare a 1000 e YouTube ci sblocca le limitazioni, quindi se state guardando la trasmissione, iscrivetevi. 958, ne mancano 40. Forza. 42. È una sorta di Teleton. Dai, facciamo una specie di. Mi piace il Teleton, mi piace. È bellissimo. Dai. Allora, c'era una bella domanda che però mi sono persa. Sarà dietro? Com'è stato lavorare con Tonino Accolla in Leon? A proposito, complimenti per quel doppiaggio, dice Francesco. Faticoso. Faticosissimo. Grande Tonino, grandissimo. Tonino era un grandissimo artista. Appunto, era un artista. Certo. E quindi era un po' sopra le righe, possiamo dirlo, così, sì. Sopra le righe. Io ero una bambina di 15 anni e per me quei ritmi di lavoro erano quasi insostenibili. Non erano alla mia portata, sì, non erano alla mia portata. Io andavo a scuola, tornavo da scuola con Tonino, sapevi quando iniziavi, anzi non sapevi quando iniziavi perché non si sapeva, e sicuramente non sapevi quando finivi. Mi ricordo che non c'era il cellulare, naturalmente, e mia madre chiamava la Fonoroma per sapere quando tornava a casa, quando mi doveva venire a prendere. Eri reclusa praticamente. Ero reclusa là dentro. E quanta roba, ma ti tira fuori, mi ha tirato fuori tantissima roba. E forse posso dire che là lui mi ha veramente battezzata, e poi anche con Romeo e Giulietta ha creduto in me. Tra l'altro c'è un aneddoto, lui lo ricordava sempre, non so se sia vero. Io ero da un po' in realtà che non facevo più doppiaggio, avevo avuto un incidente da bambina e avevo un pochettino smesso, ho iniziato a 8 anni, poi a 11 anni ho avuto questo incidente e avevo lasciato perdere, facevo pochissimi turni, forse veramente due l'anno, qualcuno ancora si ricordava ogni tanto di me, e a un certo punto mi chiamarono per questo film, non so come gli sono venute in mente. E lui diceva sempre che De Laurentiis gli aveva chiesto i provini e lui mandò solo il mio provino, cioè lo feci solo io il provino, perché secondo lui ero io. Non mi chiedete perché, perché poi era da un po' che non lavoravo. Perché era una sensazione sua. Era una sensazione, perché era un artista, così, perché l'ha vista così. In questa maniera. E quindi mandò solo il mio. E lui racconta sempre che poi De Laurentiis lo chiamò e gli disse: scusa, ma qua è arrivato solo un provino, mi devi mandare gli altri, non sono arrivati. E lui disse: perché per me c'è solo quel provino, non c'è nessun altro. E quindi l'hai fatto tu, l'ho fatto io, ed è stato un successo pazzesco, poi il film è pazzesco, e poi io ho cominciato a lavorare.
per me è stato sblocco. È proprio, io ho cominciato a lavorare, io mi ricordo che è uscito il film aprile e a luglio ero piena, non sapevo più a chi dare i resti. È stato veramente, mi ha lanciata. Probabilmente se non avessi fatto quel film avrei smesso, chissà, perché ero arrivata, io facevo veramente due turni l'anno, proprio tanto per, non facevo più questo lavoro. Avevo non... già fatto qualcosa al cinema, qualche ruolo importante, e lui mi ha chiamato a fare un provino, e da quel giorno lì è nato proprio un amore artistico. Ed è nato anche è nata anche la tua carriera? Probabilmente come, sì, perché come la una cosa più importante, una bella sì, spinta, sì. Cioè io io devo tutto a ma Tonino, io anche io devo ci manca veramente, sì. Quello che riusciva a tirar fuori Tonino era sì. in maniera tosta a diretta. Parlare anche a me, sì. Guardami dentro la sala, sapeva che mi poteva trattare, cioè mi faceva, senti, fammela un pochino più gatto, va. Cioè, mi ha massacrato Tonino, mi ha massacrato. Ma tu quanti mi anni ha tirato... avevi? Ero un pochino più grandicello, avevo 25 già. Io avevo 15 anni. Per me psicologicamente è stato veramente... Poi l'ho conosciuto nella seconda fase, quello io non purtroppo posso parlare solo... Cioè io parlo di Tonino col cuore proprio, perché certo. Mi ricordo anche un momento difficile della mia vita dove a un certo punto una sera mi arrivò una sua telefonata. Quindi bello. Lui era capace di fare... Di esserti vicino. Assolutamente. Di non fare soltanto lavoro, ma di essere anche... No, e nessuno... Cioè, poteva essere una cosa... Cioè, l'ha fatta proprio col cuore. Certo. Non c'era nessun risvolto di nessun tipo. Che bello. Quindi proprio a livello umano, io non posso... Per me è il mio grande maestro. Grandissimo ricordo di Tonino, che ricordiamo veramente tutti quanti, e che mi sarebbe veramente piaciuto invitare a un dopo cena. Peccato che all'epoca non esistevano, veramente. Voglio far vedere una foto, che questo è Andres da Milano col simbolo in ricordo di Taci Uccia. Che non so, questo è per te. Ricordi? Sì. Questo è per te. Sì. Andres da Milano, che si è messo sulla fronte un simbolo ben preciso. Che dice, ti ma ricordi? Che si è messo in testa? No, poi lo spiegavo. No, da solo, sono arrivato solo senza. Naruto. Naruto. Questo è Naruto. Grandi, 328-7948-796. Ragazzi, iniziate a scaldarvi, perché adesso il pezzo è di Valentina. C'è cioè, sì, il pezzo di Valentina, devo il rilanciare. Quinto pezzo della serata. Rilancio. Pensaci un attimo. Mi si fa un sacco di concorrenza. Allora, numero 3, intanto poi c'è una lunga domanda che leggiamo. Parlami di questo pezzo, Vale. E questo mi ricorda mio marito. Wow. Mi ricorda mio marito. Adesso se lui mi sentisse sarebbe molto sorpreso. Sì. Tanto non mi ascolta. Non glielo dirò. Non glielo dirai. Però te lo ricordo. E l'ha voluto portare questa sera. Allora ascoltiamocelo in diretta su Radio Cigliano, terzo pezzo portato da Valentina Mari. Poi c'è il contest, quindi restate con noi, perché è il momento in cui diventate veramente protagonisti della puntata, perché dovrete indovinare le clip che loro reciteranno. Questo è Ben Harper e ci ascoltiamo Diamonds on the Inside. Bello. Beh, bellissimo questo è molto on the road come canzone, sì. Vero? E infatti ce lo sentiamo in macchina. In macchina, sì. Io me ne immagino una macchina decappottabile, vai. È vai. Il viaggio della vita. È il viaggio della vita. No, il viaggio della poetico, vita. Ma sei fantastico. No, lui è circostanziato sempre, molto poetico. Ma allora, il viaggio della vita dove porta? Simone D'Andrea. Il viaggio della vita dove porta, secondo voi? Porta a scoprire veramente chi siamo. Questa porta a noi stessi, sì. Cioè ci fa arrivare finalmente a noi stessi e non ci risolve. All'inizio non te ne rendi conto, non lo capisci, poi dopo andando avanti capisci. Ma troppa strada abbiamo da fare belle, ancora le cose brutte non è che aveva cent'anni, troppo c'è da campare. Certo. Ho detto siciliano, non so se anche Roma dice. Com'è il siciliano proprio? La vecchia via 100 anni ancora doveva imparare. Senti un po', legame con la Sicilia, il tuo legame con la Sicilia com'è? È forte? È fortissimo? Le radici. Tu ci sono, torni, ci vai? Anni che non, non scendo, vedi? Che vedi, sì. Tantissimi anni che non scendo e... No, sono le radici. Le ho sempre sentite più forti di qualsiasi luogo dove ho vissuto, abitato. Tornare anche io a volte il mare, ecco, è il mio elemento, l'acqua è il mio elemento. Sì. Ho un po' di cose confuse che vorrei dire tante cose e a volte io prendo la moto o la macchina e vado
a Fregene, verso il mare. Verso il mare, perché ho proprio bisogno di respirare e di avere il contatto con l'acqua, anche d'inverno. Tra l'altro voi due avete radici praticamente opposte, perché tu ce l'hai in Sicilia calda, te in Svizzera. Infatti il mio elemento è la montagna. È la montagna. Io vado due volte l'anno, per me la montagna, quando mi giro e vedo le Dolomiti e vedo tutto il nevato e queste piccole baite di legno, io mi sento bene. Quando sto in vetta, stai a posto, stai a casa tua. Porca miseria, che sensazione. Quindi anche d'estate ti piace la montagna, sì, o soltanto sempre, d'inverno? Anche d'estate, sempre. Anche d'estate. La montagna mi mette una pace, mi fa sentire viva, pazzesco, anche fisicamente. Mi sento forte, mi sento che si sveglia tutto il corpo, i muscoli, mi sento che faccio. Perché poi veramente ognuno di noi, io so di Roma quindi posso parlare perché sto sempre qui, però insomma le radici ci stanno, porca, so piantate, sì, non è che uno si sradica e va a finire da un'altra parte, no, le radici ci sono sempre. Pensa che per esempio io odio cucinare, non so cucinare, l'abbiamo già detto, non so fare neanche un hamburger. Ma so fare dolci. Loro non lo sanno. No, loro non lo sanno, lo sa Simone. Ma poi te lo chiedo, poi ve lo chiedo. Mi ha già cazziata. Ma so fare i dolci, perché poi la Svizzera non ha una tradizione culinaria e quindi mia madre non ha mai avuto una tradizione culinaria, però c'è il dolce, sì. La torta, il forno caldo, l'odore di torta, ed è l'unica cosa che io faccio anche per i miei figli. Come ti ricordi, noi abbiamo parlato e tu mi hai detto cucinare è un atto d'amore, sì, per se stessi e per gli altri. E per me è il ciambellone, la torta di mela. Io così poetico. Così sì, ma tu sei fantastico, sei profondissimo. Ti fa veramente di una poesia dentro, sì, inside. Incredibile. Poeta inside. Ma guarda le canzoni. Senti un po', abbiamo 50 secondi e una bella domanda. Molti film, ma anche telefilm, puntano sulla violenza, declinata in rappresentazioni sempre più crude e feroci per rendere credibili. Non pensate che sia altrettanto difficile descrivere, rappresentare e doppiare in maniera credibile la bontà, visti i tempi che corrono, dove ritrovare sullo schermo una Biancaneve addirittura ci sorprende, mentre siamo rassegnati a cose di violenza che le vediamo un po' sempre? Ma io ti ho detto che doppio solo le principesse. Quindi per te è già risposta alla domanda. Lui ama gli antagonisti, no, cattivi. Ultimamente ho fatto anche Papa Francesco, quindi dal massimo. Tutto, da una parte all'altra, un estremo all'altro. Probabilmente sono bipolare, quindi riesco. Vabbè, può essere, però insomma. Torno in diretta. Un pezzo veramente on the road, mi ricorda veramente l'andare via con una macchina e scappottata, no? D'estate, forse sulla Route 66, mi ricorda l'abbiamo questo fatta. Pezzo. Noi l'abbiamo fatta. L'avete fatta? Io l'ho fatta. È bellissimo. Questo era il terzo pezzo, niente, vabbè. Niente, c'è niente. Terzo pezzo portato da Valentina Mari a dopo cena con stasera, ed era Ben Harper con Diamonds on the Inside. Questo signore, hai detto bene, che era difficilissimo. Questo, sì, però mi sono concentrato. sai che una cosa che quando non ti viene la battuta, almeno io faccio in questa maniera, mi concentro con gli occhi sulla riga di copione, sulla parola che non mi guardo, la fisso come se fosse una specie veramente di sfida. Sì. Io penso faccio l'esatto contrario. La glissi, la dici la senza leggerla. Sì. Se la leggo posso stare lì due ore. E invece no, mi ci punto proprio sopra, la guardo, naturalmente leggo, so che lì c'è quella parola tremenda che non riesco a dire, e quando arrivo nelle vicinanze, poi noi abbiamo una specie di lettura un po' trasversale, no? Sì. Perché la battuta la sappiamo, e quindi non è sì, che leggiamo proprio occhi, parola, guardi, alzi gli occhi, abbassi, non è che leggiamo parola per parola, la sappiamo. Movimenti d'occhio. Però io vado secondo a buttare gli occhi proprio su quella, butto gli occhi su quella battuta e gli dico a stronza, su quella parola, a stronza. Adesso ti frego io, e di solito succede. 22:46 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Valentina Mari e Simone D'Andrea, e adesso io mi vado a posizionare. Ci sono tante domande anche su WhatsApp, veramente tantissime. Io voglio far il vedere termometro, no, questa è bellissima, questa è bellissima. C'è Matteo che dice: non ti resta che seguirci, Matteo, e dice:
Dai, aiutatemi a guarire, speriamo di farla di pronta scendere questa febbre, perché veramente poi con la febbre quest'anno è stato un massacro, ha preso tutti. Che sei qualche giorno a casa sotto le cioce. Ma perché ci riesci no. Poi? È quello sì, il problema. Se potevi, io m'ammalo mai. No, ma io quando m'ammalo, no, però devi venire, c'è bisogno di fare quel rifacimento, porca miseria, uno muore. Allora io mi vado a posizionare all'ultimo messaggio arrivato finora, che è questo qui, ok? Lo evidenzio anche, perfetto. Ok, questa era una domanda che tra l'altro abbiamo fatto, quindi siamo a posto. È il momento del contest. Adesso Valentina e Simone leggeranno nell'ordine, prima Valentina e poi Simone, una clip tratta da un loro doppiaggio in maniera completamente neutra, proprio senza mettendoci il mento. Poi un po' dicono delle cose importanti, quindi un po' ci sarà di trasporto, diciamo, ma nella maniera più neutra possibile, e starà al vostro orecchio, alla vostra sensibilità, capire da quale doppiaggio è stata estrapolata questa clip. Chi vincerà cosa? Intanto come? Dovrete votare esclusivamente al WhatsApp 328-7948-796. I voti che arriveranno sulla chat di Facebook non saranno presi in considerazione, perché non posso impazzire su due tipi di chat. Quindi 328-7948-796. Dovrete scrivere, siccome ci sono due persone che leggono, due colleghi che leggono, dovrete scrivere il vostro nome, il titolo del film, del telefilm, dell'opera da cui è stato tratto questo doppiaggio, e il nome del o Valentina o Simone, in maniera che siamo sicuri. Ah, posso fare una domanda? Dillo. Cioè, quindi non devono indovinarle tutte e due? No, anche uno e uno, cioè il primo che indovina uno, il primo che indovina però insomma il primo che indovina quella di Valentina avrà come omaggio la foto autografata di Valentina. Il primo che indovina quella di Simone, la foto autografata quella di Simone. Tocca a Valentina, io ti metto una bella base. Io pensavo fosse difficilissimo, invece secondo me mi beccano. Ti beccano, secondo me anche. Questa è la clip di Valentina Mari. Non mi importa niente di dormire. Io voglio amore o morte e basta. Ho un grande gioco. Rende le persone più simpatiche e le fa pensare. È il gioco che piace a te. Se vinco, mi tieni con te per tutta la vita. O andrei a fare spese da solo, come prima. Spero veramente che dentro di te non ci sia amore, perché se c'è, se hai un po' d'amore per me, credo che in pochi minuti ti pentiresti di non aver detto niente. Ti amo. E questa era veramente difficile da dire, sì, neutra, sì, vero? Perché c'è trasporto. E ti posso dire che comunque c'è riuscita, c'è riuscita, bravissima. Brava Valentina, votate, votate, votate. 328, attenzione, non dite niente, 328-7948-796. Votate la da dove è stato tratto questo, che era il doppiaggio di Valentina. Io ti azzero la base, perché anche tu hai diritto alla srullata iniziale. Questa è la clip di Simone D'Andrea. Chi è questo grande re che paga degli assassini con monete d'oro perché uccidano mio padre, il nostro re, in maniera così spregevole e vigliacca? Questi uomini non combattono per le loro case, combattono perché il loro re glielo impone. Noi siamo qui oggi come uomini liberi. Vincete la paura e vi prometto che vincerete la morte. Voi potrete rispondere: io c'ero per la libertà e la gloria della Grecia. Zeus sia con noi. Sei riuscito a dire il loro re. Sì, anche le loro case. Ho tolto una parola, devo dire. Ha tolto perché una parola. Se no sarebbe stato troppo. Un po' troppo. Di solito le ci metto bip, ci scrivo bip in maniera. Mi sono dimenticato. Signori, votate. Quello che ti avevo detto? Sì, sì. Ma che è troppo difficile. Vabbè. Non azzeccheranno mai. Votate, perché vogliamo vedere chi indovina, chi sbaglia e quanti siete a partecipare al contest. 328-7948-796. Sta impazzendo WhatsApp e siamo contenti veramente di questo. Grazie della partecipazione e grazie a voi. Perché grazie è difficile a te, mettersi di in gioco in questa maniera un po'. Avevamo dei dubbi, invece ci stiamo divertendo. Di la verità, molto, Pensa che torniamo. Poi abbiamo mangiato la pizza, i pasticcini, ho trovato la Coca-Cola Zero. Bella si serata. Può fumare, pizza, ma si può fumare. Ma il caffè, non c'è il caffè. È pronto là dietro. Appena finita la trasmissione ci sarà caffè anche per noi. Allora, mi raccomando, 328-7948-796, votate, 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 aspettiamo i vostri voti, ne stanno arrivando 170.000. Siamo molto contenti di tutto questo. Adesso li andremo a dare
analizzare dopo il prossimo pezzo, che è di Simone, e che adesso mi dici quale pezzo carico, in maniera che diamo il tempo per le votazioni a tutti i nostri amici. Ma movimentiamo un pochino, va alla 3. La numero 3, la numero 3, che bel... Vedi, vabbè, non lo devo dire. Questo è un bel pezzo, dai, su, questo è un bel pezzo. Tra l'altro è un pezzo che lui ha fatto nel 1982. Il primo aprile del 1983, durante una lite con il padre, lui quarantenne, il padre più anziano, fu una lite così forte che il padre caricò un fucile e gli sparò, sì, e lo seccò decisamente, togliendoci forse una persona difficile, probabilmente ma sì, anche un artista di grandissimo spessore. Perché hai portato questo pezzo? Perché mi ricorda i tempi della scuola, del liceo, una grande amicizia che continua a durare nel tempo, forse il mio grande amico ha battezzato i miei figli, insomma è un'amicizia che dura sempre presente, da tempo, ed è sempre di una forza strepitosa, di un'intensità che forse ce ne sono poche così. Non potete non riconoscerla. Marvin Gaye, grandissimo, Sexual Healing, in diretta solo per voi su Radio Cigliano. Io devo salutare mia sorella. Mi ricordo. Mia sorella mi ha scritto, ma è una figata, non mi scrive mai. Ciao Fra. Grazie. Voglio bene, lo sai. Allora, mi ricorda le moto, sai le cose. Sì, chissà, poi sì, anni 80 Fra. Domanda per Valentina: qual è stata la storia d'amore più epica che hai doppiato o che vorresti doppiare? Ma soprattutto, chi ti immagini come partner al leggio per una storia d'amore importante? Mi sa che mi tocca una storia d'amore con Simone D'Andrea. Sarebbe ora, veramente. Tra l'altro, io e Valentina stiamo facendo marito e moglie dovunque in questo momento. Sai quando capita? Ma magari non ci incrociamo più per 20 anni. Ma sai con chi anche? Con te e con Prando. È pazzesco. Vedi? E la cosa che mi fa ridere è che dico a Prando, poi lui si arrabbia quando glielo dico, è che fino a un paio d'anni fa io facevo la figlia. Sì. E dico, invece adesso faccio tua moglie, hai visto? Come cambia? Noi invecchiamo, noi donne. E voi pure. Però no, poi si moltiplicano le storie in cui c'è magari una bella diversità di età tra l'uomo un po' più maturo, la donna un po' più giovane, e quindi succedono queste cose. 22:54 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Valentina Mari e Simone D'Andrea, l'8 marzo del 2018, festa delle donne, ma festa del doppiaggio, perché ogni volta che andiamo in diretta per me è una festa, veramente una festa strepitosa. Allora, Sono andando avanti io. Vai, selezionali tu, perché io nel frattempo torno un pochino indietro e vado a vedere i contro selfie dei nostri amici che sono rimasti indietro. C'è quello di Marco che ci segue da Milano, ci segue sempre, anche lui con un contro selfie BR. Grazie mille della tua presenza, Marco, grazie di essere con noi su Radio Cigliano. 328-7948-796 è il numero di telefono per essere super social, per essere super amici insieme a noi. Celeste, una studentessa di lettere, sto scrivendo una tesi sulla lingua del doppiaggio. E devo ammettere che si sta rivelando molto piacevole. Siete fantastici, avete voci meravigliose. Un saluto da Francavilla. Siete la mia colonna sonora mentre faccio gli esercizi di logopedia per arrivare con molta pazienza e perseveranza, spero, un giorno a fare questo lavoro. In bocca al lupo. Tommaso, grazie Tommaso. Eccolo qua il controselfie di Tommaso. È difficile la strada, ragazzi. Sì, è difficile, sì. Però secondo me, se uno ci crede, perché no? Giusto? Io ho letto una cosa. Posso fare una piccola polemica? Ho letto un post su Facebook qualche giorno fa. La casta del doppiaggio è una casta chiusa. Ragazzi, non è vero. Non è vero, è ovvio che se uno c'ha i figli cerca di fargli fare il doppiaggio, come se uno fa il notaio cerca di fare. È normale. Però insomma, è difficile entrare e bisogna essere ormai già esperto. Il problema è questo, non c'è un problema di casta, il problema è che i tempi si sono ridotti al minimo e quindi chi deve iniziare ha delle problematiche oramai anche per seguire anche solo i turni, come dicevamo qualche anno fa, questo mestiere che rubi, che devi carpire, no? Devi seguire anche tanto in sala. Ora non lo possono neanche si può fare. Forse una volta era una casta eventualmente ed eravamo pochi, no? Certo. Oggi siamo in tanti. Si è ingrandito, e quindi c'è anche molta più concorrenza. Infatti non sono d'accordo su questo. C'è tanta concorrenza. Volevo fare una piccola polemichetta, ma soprattutto oggi una piccola notazione. Oggi anche i personaggi piccoli
Li fanno quelli bravi. Sì, è vero. E quindi è molto difficile, perché tu hai tanti attori liberi. Fatemi rientrare. Marvin Gaye, Sexual Healing, in diretta su Radio Cigliano, 22.56, questa puntata la trovate su YouTube, oltre che su Facebook, sul canale YouTube Radio Cigliano. Andate e iscrivetevi, vogliamo essere tanti. E c'è qui Denise, che sta sperando, chiede a grande voce un saluto da Simone. Non hai messo il silenzio? Aspetta che te lo metto. Dai, che cavolo. Denise, col cuore... un saluto per te. Dai, è troppo romantico. Ma come romantico? Niente, Valentina Mari è fredda, sei teutonica, porca miseria. È svizzera. Senti, qualcuno ti aveva cazziato, non lo ritrovo più. A me? E diceva che non condividevi stasera, aspetta, eh. Io non ho condiviso? Aspetta che forse è vero, cosa, Forse è vero, sono molto, come dire, come si dice quando uno non condivide... Sei tirchio, sei avaro. C'hai ragione, guarda, eccole qua. Ma oggi non leggi più chi condivide. Oggi ti dopo lo leggo chi condivide. Però nel frattempo mi sono reso conto che non avevo condiviso sulla mia pagina. Pensa te, ecco. E adesso ho condiviso anche sulla mia pagina. Comunque, grazie per avermelo detto. E adesso andiamo a vedere anche, ovviamente, che cacchio è successo. Io qua come tocco, succede l'ira di Dio, veramente. Allora, aspettate, fatemi rimettere la pagina. Chiama qui. La NASA qua con la NASA. Secondo me se decolla fra un po'. Beh, vabbè, io sono sempre estasiato. Questa è una bella domanda per te. Io sono estasiato dal fatto che questa roba qua 5 anni fa la dovevi fare a Via Asiago e basta, capito? E adesso la fai a casa tua. Qual è la domanda? Leggila tu. Simone, seguendoti da sempre ho notato il tuo connubio incredibile con Prata. Mi spiego meglio, in tantissime anime o tu doppi il protagonista e lui è un cattivo tipo Joy e Marik, o viceversa, mi spieghi questa particolare combinazione? Ma semplicemente che ai tempi... No, intanto saluto Patrizio, che è un grandissimo amico, collega di Milano, anche lui lavora sia a Milano che a Roma. E, ai tempi, diciamo che i protagonisti, gli antagonisti in Merak, in quegli anni... eravamo sempre o io o lui, perché funzionava così. No, era perché un periodo dove vincevamo sempre noi i provini, certo. Niente di che, niente di più. Chissà perché. Beh, insomma, così. Funzionava. Era così. Non hai voluto cogliere. Non hai voluto cogliere. Ha glissato un pochino. Ragazzi, posso farvi vedere una cosa? Sì. È firmato con la data, realizzato adesso, all'istante, da Lorenzo per voi. Lo voglio. No, io. No, ve lo mando. Non è unico, è una copia, posso mandare le copie. Okay. Questo ve lo mando su WhatsApp. Quindi sarai legato a me per sempre. Guardate che figata. Ecco, grazie. Da un disegno saremo legati per sempre. Questi sono i partner. No, vabbè, io sono veramente estasiato da come siete creativi, veramente. È una cosa strepitosa. Allora, io sto preparando. Che bello. No, è bellissimo, è veramente bello. Senti, invece posso leggere questa? David, leggila. Matteo Bonoldi. Ciao ragazzi, Simone, grande spaventapasseri di Nolan. Mi dici perché spaventapasseri? È il personaggio. Valentina è arrivata qua dicendo: io stasera devo mettere in mezzo Simone. Sì, infatti tutte le domande, c'è una domanda per te, le sue le buttano via. Adesso devo essere un po' più attento a guardare quelle per Valentina, perché le sta glissando. Difficilissime. Allora, signore e signori, siamo arrivati al momento di decretare i vincitori di questa tensione che riguarda le clip che abbiamo appena letto. Allora, io sono arrivati una cinquantina di messaggi di risposta, quindi veramente c'è stata rispondenza. C'è chi ha detto Romeo e Giulietta, no. Su Romeo e Giulietta mi sa che non ci siamo, no. Beh, però ti poteva confondere il fatto o amore o morte. È vero, vedi, qualcuno, fatemi vedere. Intanto scusate, questa mi era scappata. Bello, ed è giusto metterla da parte di Ignazio, che ha completato per Simone il collage, come quello che abbiamo fatto vedere prima. Tutto vi mando stasera. C'è Pokémon, Il Trono di Spade, Westworld, The Flash, Once Upon a Time e Ratchet and Clank. Grande, bravissimo. Torniamo al contest. Allora, avete indovinato quasi tutti. È inutile dire Simone Suicide Squad. No, anche non questo non siamo. È stato indovinato. Leonida, no? Non è neanche ci siamo, quello era 300. Quello era 300, sì. Allora, questi alieno, non neanche. Ma andiamo ai primi, ragazzi. Andiamo subito ai primi. Allora, per quanto riguarda Valentina,
il primo a indovinare è stato Giuseppe, che ha, credo, in 0,12 centesimi di secondo capito che la tua clip era tratta da Leon. Da Leon, un bellissimo film, tra l'altro una interpretazione, una storia d'amore bellissima. Ma non lo potevo dire, però hai visto quando mi hanno fatto la domanda, certo, la storia d'amore epica era quella, ma era quella. Ma una storia d'amore così profonda, così non solo fisica, ma proprio Era bella, era proprio bella. E allora, intanto, vi lascio un po' di suspense per quanto riguarda la clip di Simone, ma adesso ci andiamo a cavare il vincitore. E nel frattempo, mentre io... Aspetta, devo fare delle cose prima. Ah, è vero. Vediamo se ci riesco soprattutto a farle. Perché devo fare così, e ovviamente non funziona una benemerita mazza, perché... Che meraviglia! Possiamo leggere delle poesie? Che leggere le poesie? Ma adesso, leggere poesie? Adesso lo frego io. Ma chi è capace? Adesso lo frego io, vedi? Adesso guarda, frego tutto io, perché non esiste al mondo. Allora, vediamo se ci riesco, vediamo se è facile, possibile. Cioè, quello che sto cercando di fare per voi che state a casa e che non capite che sta facendo sto povero pazzo di Cigliano in questo momento: voglio mandare a schermo l'iPad in maniera che posso far vedere effettivamente la firma di Valentina sul selfie che ci ha mandato. E cerchiamo di capire perché, adesso ve lo dico, ve lo spiego, vediamo un po'. No, è tutto a posto, quindi dovrei riuscire a farlo. Ok, forse adesso ci riesco. E allora niente, mi sa che oggi vi attaccate, perché non soprattutto mi attacco io più che attaccate voi, perché che c'entrate voi. Ci provo un'ultima volta. Nel frattempo, mentre cerco di fare questa cosa, io non vi tedio oltre e vi faccio ascoltare, in maniera che la prova provata ce l'abbiamo, la clip di Leon, tratta da Leon, con la voce di Valentina Mari. Non mi importa niente di dormire, Leon. Io voglio amore o morte. E basta. Amore o morte. Lasciami in pace, Matilda. Sono stanco dei tuoi giochetti. Ho un grande gioco. Rende le persone più simpatiche e le fa pensare. È il gioco che piace a te. Se vinco, mi tieni con te per tutta la vita. E se perdi? Andrai a fare spese da solo, come prima. Perderai, Matilda. C'è un proiettile in canna. L'ho sentito. E allora? A te che ti frega se finisco con un proiettile in testa? Niente. Spero che tu non stia mentendo. Spero veramente che dentro di te non ci sia amore. Perché se c'è, se hai un po' d'amore per me, credo che in pochi minuti ti pentiresti di non aver detto niente. Che bel pezzo, che bel pezzo di doppiaggio, che grande interpretazione. Che bel pezzo di doppiaggio e che emozione. Io e Simo ci guardavamo. No, vabbè, veramente grandissimo. Altre sonorità, è difficile anche ripercorrerle, sì. Ritrovarle, rivederle. Come però, veramente. Anni, ma... Allora, non riesco a mandarla a video, ovviamente, perché la ciliegina sulla torta non c'è mai, ci provo un'ultima volta, ma insomma, ormai mi sono arreso completamente. Totalmente arreso. Allora, questa è l'iPad, questa è la penna, puoi firmarla. La dedica è per Giuseppe, che ha vinto il contest. Giuseppe, ti arriverà. Come si fanno gli autografi? Col tuo nome e cognome. Non siamo star. Grande Valentina. Ma io proseguirei e andrei a vedere chi è che ha indovinato, perché tanta gente ha indovinato Leon, assolutamente, veramente tantissima. La posso gente. Far vedere io? La puoi far vedere, la puoi far vedere. Ti metto la telecamera. Aspetta. 2, quella Aspetta. Lì. Così? Sì, eccola là.
Perfetto, grazie. Lo passo a Simo? Aspetta, no. Aspetta, che prima di passarla devo finalizzare la fotografia perché altrimenti ce la perdiamo. Ecco qua, adesso io lo passo a Simo, ti metto anche la possibilità già di scrivere, ecco qua, allarghiamola un pochino, ecco qui. Allora, però intanto dobbiamo trovare il vincitore. Aspettare di Simone. Il vincitore. Allora, qui, eccolo qua, l'abbiamo trovato e il vincitore per quanto riguarda Simone D'Andrea è Marco, che ha indovinato che è una clip tratta da Alexander. Colin Farrell, se non yes. ricordo male, vero? E allora, mentre per Marco prepari l'autografo, mentre per Marco prepari l'autografo, io carico la tua clip, perché anche la tua clip è tra l'altro di un'intensità veramente Senti, eccezionale. Tutti e due, non apposta, non ci siamo messi d'accordo. Il direttore era Tonino. Tonino, l'ho visto io, me ne sono accorto io, me ne sono accorto quando ho visto i due film, sono andato a sbirciare. E allora, questa è la clip tratta da Alexander e la voce è quella di Simone D'Andrea. Chi è questo grande re che paga degli assassini con monete d'oro? Perché uccidono mio padre, il nostro re, in maniera così spregevole e vigliacca? Questi uomini non combattono per le loro case. Combattono perché il loro re glielo impone. Noi siamo qui oggi come uomini macedoni liberi. Alcuni di voi, e io stesso forse, non vivranno fino a vedere il sole tramontare sopra queste montagne. Ma io vi dico quello che ogni guerriero sa dal principio dei tempi. Vincete la paura! E vi prometto che vincerete la morte! Voi potete rispondere! Io c'ero quel giorno a Gaugamela! Per la libertà e la gloria della Grecia! Ciao, sia con noi! Beh, vabbè. Io c'ho il brivido, guarda la pelle d'oca. Questo è il turno, il cosiddetto turno da tonsille sull'Egio. Ho perso la voce due volte. No, però... non ho mai perso la voce, ho perso la voce due volte. Ma ci credo. No, perché... la pasta è fantastica, no, si sente proprio. Fantastica, veramente. Grazie Tonino. Grazie Tonino anche per Leon, per Valentina Mari. Veramente grandissimi interpreti, e l'abbiamo visto oggi, ma grandissimi voi che avete beccato in maniera pazzesca, veramente grazie tantissimi. Grazie a te, Ale, anche che ci hai fatto rivivere, perché tu l'avresti mai risentito. Questo pezzo? No. È vero? No. Grazie, allora aspetta che ti metto la telecamera, eccola qua, questo è il... bravo, vedi, si può fare tutto quanto, anche se abbiamo non sei super tecnologico. Tutto. Questo è il selfie di Simone D'Andrea, aspetta che finalizzo pure questo, altrimenti ce lo perdiamo e mai... peste me ne colga. Ricordiamoci di una cosa, che tra un po' dovremo fare il selfie di giornata. Sappiate che Claudia Colizzi e Mannella l'ho inseguiti per strada, perché mi sono arrivati i messaggi su WhatsApp: non hai fatto il selfie, l'ho inseguito, dobbiamo fare sto selfie. Abbiamo fatto il selfie sotto il lampione. Comunque, veramente visto una cosa Francesca tremenda. Rizzitiello, che è un'assistente bravissima, sì, ci scrive: il brusio si fa ancora così, si fa ancora perché così, perché certo. Noi non lo sappiamo come si fa il brusio. Perché non lo vediamo, non lo vediamo. Va bene. Allora, ragazzi, è 2 ore e 10 che siamo in diretta. Adesso ditemi se vi passa il tempo o no. Perché passato, veramente torniamo. Ma tornate sì, ospiti fissi, veramente. 23:10 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Valentina Mari e Simone D'Andrea. Una domanda per Valentina. No, sto cercando le domande per Simone. No. Allora, sta cercando le più tremende, però porca miseria. Vale, sei pura magia, devo fare. Vabbè, io devo intervenire, carino, io vabbè, no. Vale, sei pura magia, quello che le donne non dicono, il premio della critica piazzandosi ottava. Si piazzò ottava, ce l'ha detto. Allora, Valentina, non so se ti hanno mai detto che tu e Selvaggia Quattrini avete voci piuttosto simili. A volte non vi distingo, a volte succede di avere un timbro simile a quello di una collega. Io penso di no, comunque anch'io, anche secondo me. Simone, mi faresti un pezzo con la voce di Jonathan Crane alias Spaventa Passe? Sto spaventando la scena. Ti ha messo anche la battuta. La battuta è:
Vuole vedere la mia maschera, la uso nei miei esperimenti. Non metterà paura a uno come lei. I matti invece li terrorizza. Dai, aspetta, no, è sul bianco. Non vedo niente, ragazzi, me lo metto gli occhiali. Ti servono? Ma perché così non va meglio? Così va meglio. Se te lo passo. Allora, aspetta, che vai sul bianco. Un po' di testa era. Non lo puoi allargare, però. Gli hai dato il potere in mano. Ma questo se lo tiene, so cazzi miei. Aspetta, che. Invece, se mi prestate gli occhiali, la telecamera è giusto. Se vuoi, la telecamera è quella lì. Ah, certo, ma faccio pure. Pronto? Vuole vedere la mia maschera? La uso nei miei esperimenti. No, non metterà paura a uno come lei. I matti invece li terrorizza. Grandissimo, grande, grandissimo. Chiedetevi sarà dato entro certi limiti. Entro certi limiti, allora, guarda quanto è seguito il mondo del doppiaggio, dice James. Meno male. È vero, non pensavo. Valentina, perché c'è stato un ridoppiaggio nel 2016 per Ritorno a Cold Mountain? Il doppiaggio originale è del 2003, dove facevi Natalie Portman. Sapevi che c'era stato un ridoppiaggio tu? Non lo sapevi nemmeno. Ma queste cose noi non le sappiamo. Probabilmente non c'erano più le colonne, chissà che è successo. Se hai letto bene l'audiolibro, è assolutamente un'esperienza indimenticabile. Indimenticabile, è vero, assolutamente. Poi Mark è uno che li segue molto. Allora, Valentina, bravissimi, belli. Allora, Valentina, un augurio per la festa della donna da parte di Lorenzo. Sempre lo Spaventapasseri ha segnato parecchio, vero? Ha segnato veramente molto. C'è anche Roberto Martinelli, Roberto Martinelli che ci sta seguendo. Ciao Roberto, e c'è anche Nisim Onorato. Parecchio sopra le righe. Sai che abbiamo detto che ci ha commentati. Sono commenti un po' vecchi. Allora, grandissimi tre leggende viventi. Valentina, ti è capitato di partecipare al ridoppiaggio di Mazinga Z sul personaggio di Sayaka? Non ti ha fatto impressione questa cosa, passare dove era già passata una tua collega come la Sorrentino? Non hai fatto col confronto, te l'hai fatto facendo il doppiaggio, ovviamente. A volte poi le cose, i cartoni vecchi, le cose vecchie si ridoppiano, chissà per quale motivo, che noi non. Di solito perché è brutta la colonna, è sporca, capito? Per queste cose qua, per avere il 5+1, ste cazzate qui, che però poi. Perché poi io. Dice una cosa giustissima Rodolfo Bianchi. Adesso succede che per Sky o per Netflix ci sono dei ridoppiaggi. Dei film che sono andati al cinema anche non molto tempo fa, poco tempo fa, che vengono ridoppiati perché costa meno. Rifare il doppiaggio, pensa tu, che acquisire i diritti della colonna magari da chi l'ha fatti. E Rodolfo dice giustamente: fate quello che vi pare, vi volete ridoppiare, per carità, ma scrivetelo, mettetecelo che è un ridoppiaggio, perché se io sono andato al cinema a vedere quel doppiaggio, chiunque l'abbia fatto e comunque sia stato fatto, io voglio vedere quel film, non voglio vedere un altro con un altro doppiaggio, con una voce diversa. Hai in mente quelle voci, quelle interpretazioni, quelle... Se io vado a vedere Blade Runner, io voglio Michele Gambino, non voglio capito, qualcun altro, non voglio altre voci. C'è anche voci. Chi non l'ha mai visto, se poi, vede. Poi su alcuni prodotti anche importanti c'è un problema che è proprio di modo di recitare e di generazioni che sono cambiate. Cioè, un doppiaggio di un film classico è molto complicato rifarlo adesso, perché è cambiato il modo di recitare. Noi abbiamo un modo che è forse più moderno, sì, rispetto, certo. Quindi la difficoltà è doppia, se non tripla, se non impossibile. Una sfida impossibile. Però poi la stessa difficoltà l'abbiamo quando doppiamo i film in costume. Però sì, no, ma sono attori, però no, perché che là recitavano diversamente, recitavano proprio in maniera diversa, era un'altra cosa. E chi li doppiava, Panicali, Cigoli, la Simoneschi, erano giusti su quelle facce, certo, erano perfetti, certo. Io ho fatto con Stefanella un ridoppiaggio di un film degli anni 72-73, quindi neanche chissà di non era in bianco e nero, era un film, e io mi sono trovato là e ho detto: come lo faccio? E lei mi ha detto: guarda, c'è solo una maniera, fallo normale. Non, certo, puoi farlo imitando, certo, cercando di andare dietro, perché loro recitano in una maniera che non è la nostra. È cambiata anche la maniera di recitare. Sì. Domanda per tutti voi: quando doppiate, chiede Marco, dovete modificare la vostra voce o doppiate con la medesima voce che usate nella vita quotidiana? Vi chiedo scusa per la domanda strana, ma sentendovi parlare normalmente questa sera mi vengono in mente molti dei vostri personaggi e secondo me è segno di grande bravura. No, cioè, impostiamo la voce al regio, sì, questo beh, sì. Sì, certo. Non, cioè, abbiamo la voce che, come dicevamo prima, è uno, scusa. No, no, vai tu. È uno strumento, quindi in realtà si parte dalla psicologia, dall'intenzione di quel personaggio per poi trovare la voce. La voce è un mezzo poi, per far, certo, fruire. Ma ti intoni anche poi alla, sì, voce della, poi fai della, anche della un lavoro sulla vocalità. Certo. Però per esempio se devi affrontare un ruolo
psicopatico, no? Spesso li senti in originale, sono molto, fanno molto di testa, se invece un ruolo sì, drammatico, certo. Dove per esempio magari usano queste voci più rotte, però passi sempre attraverso l'analisi, diciamo, del personaggio. Ma cioè anche noi in realtà adesso noi stiamo cazzeggiando e questa è la nostra voce da cazzeggio. Ma certo, quando parli con tuo figlio Severo e lo sgridi, hai un altro tono, un'altra certo, vocalità, un'altra tonalità. E poi, quando dici ti amo alla tua compagna, ne è un'altra ancora. Certo. È vero, però poi noi impostiamo anche un po' la voce ed è un, sì, ma non è ed è che un la bene che non, no, non la modifichiamo, totalmente. Cioè io posso modificare l'emissione, sì, il tono, ma il timbro della voce è sempre quello. Però è anche bello che quando poi siamo fuori e non stiamo incidendo al leggio, se parla come se magna, capito? E stasera, questo stasera, è importante. Questo secondo me è importante, altrimenti senti, scusa, puoi sederti su quel divano? Sarebbe una rottura de palle pazzesca, cioè incontrate una persona così diventate matti. C'è Massimiliano che tra l'altro aveva anche una domanda lì, che ci ha mandato il suo contro selfie, eccolo qui, grazie, sempre ottimista e sempre thumb up, grazie mille Massimiliano. 328 7948 796 prepara il pezzo, chi è che lo deve preparare? Valentina, io? Preparalo, intanto io mando un altro contro selfie, vediamo se lo riesco a trovare. C'è un saluto da Carmelo, quanto è stato bello? Che ne pensi di Tommy Shelby e di Peaky Blinders? Chi l'ha fatto? Tu? Tommy Shelby e di Peaky Blinders. Sì. Quanto è stato bello il discorso di questa scena che ti fa vedere adesso a video, se te lo ricordi. Poi non è che ci ricordiamo le scene, ricordiamoci che noi facciamo la scena, è questione di poco, e non è che, cioè, sì, non, è, no, non rimane proprio, non certo, è che ci rimane questa, parole. Me la ricordo. No, questa te la ricordo. È una scena impresso, in cucina con tutti... con tutti i fratelli e la parte della famiglia, ed era una, c'è scena, una decisione importante. È importante, sì, da prendere. Sì, sì. Vabbè, vedi, lui si ricorda, io un po' meno, perché poi... Beh, ma mi ricordo perché è una scena di quest'anno o della scorsa stagione, quindi recente, è fresca di memoria. Quindi recente. Sì. Allora, questo l'abbiamo già visto, questo l'abbiamo già visto, questo l'abbiamo già visto... E bello, questo è il contro selfie di Alessandro che mi piace sempre mandare. Io con gli occhi chiusi. Perché tu stai con gli occhi chiusi, ma guarda lui come si mette. Si mette in sovrimpressione con noi, come se fosse. Ma questo selfie è bellissimo. Il riflesso, vabbè, ha preso. Ma pure Simone sta con una strana espressione. Ha beccato una cosa così. Però ci guarda. Guarda come, come se fosse il riflesso. Sì, io sono statuario proprio. Grande, grande Ale, grandissimo. Allora, un altro, e poi questo abbiamo già mandato. Filippo di Distopia Evangelion, un abbraccio a Valentina, splendida voce direi a Yanami in Evangelion. Puoi salutare tutti i lettori di Distopia, credo che si dica Distopia Evangelion. Aspetta che lo faccio vedere, lui è Filippo e vuole che saluti tutti i... ma adesso ti metto il bianco un bacio, anche a te. Aspetta. Silenzio, che va da sola. Me la volevo cavare, capito? Velone, mentre parlavate voi in mezzo. Attenzione, vai. Un bacio a tutti i lettori di Distopia. Evviva, questo è da Valentina Mari, grandissimo. Continuate a seguirci e continuate a condividere sulla vostra pagina Facebook, più siamo e più ci divertiamo, ricordatevelo. Allora, ci sono tanti che avevano indovinato, Alexander, Colin Farrell, veramente tantissime, qualcuno aveva detto anche Troy. Però, allora, queste le abbiamo viste, questa l'abbiamo vista, io direi che possiamo andare veloci perché questi li abbiamo visti tutti, questi no. Valentina, spero di conoscerti presto, questo è un controselfie che è realizzato appositamente per te, adesso scoprirò anche come si chiama lui, grazie mille, grazie della presenza, ci piace guardarvi negli occhi, ci piace veramente, quindi continuate a mandare i vostri controselfie, vediamo se James da Torino, guarda quanti ne ha mandati, tantissimi, mazza, veramente tanti. E questo è Marco, che aveva anche lui indovinato, ma purtroppo con un po' di ritardo, e ci fa vedere con il dito che è strapresente e che ci sta seguendo. Adesso sospendiamo un attimo con i WhatsApp, perché immagino che Valentina abbia trovato la sua prossima canzone. Sì, anche perché Simone è fantastico,
me ne ha cassate tutte quelle che no, precisa, ha cassato. È preciso, che, sì, vero? Sì, me le ha cassate lui e adesso così, mi ha detto devi scegliere. Sì, non ci sono problemi, non ti sbagli, non ti sbagli, è bellissimo. A questo punto assolutamente la prima, così che l'ultima mi rimane per prima. I primi saranno gli ultimi. I primi saranno gli ultimi. Senti, allora, io lui non lo conoscevo, ti posso dire la verità, non lo conoscevo veramente. Manco te. No, io lo conosco, certo questo, che lo conosco. Questo è bella allegra questa canzone, questa è bellissima. Ma questa è veramente, è pure il mio periodo. Ma io sono stata tanto tempo in Africa, ho fatto tante vacanze in Africa e questo cantautore, questo gruppo l'ho conosciuto in Africa, in Senegal. E in cui mi sono anche innamorata per la prima volta. Quindi ci sono bei ricordi. Ah, questo è fantastico. Ma tu hai il mal d'Africa? Sì. Ci vuoi tornare? Ma ci torno. Ci torni, assolutamente. Ci torno con i figli, ci sono tornata con i figli, con il marito. Grande. E allora, quarto pezzo portato da Valentina Mari oggi a Dopo Cena Con. Si sono fatte le 23:22, siete in diretta, video su Facebook e radio sull'app su Radio Cigliano, a Dopo Cena Con Valentina Mari e Simone D'Andrea. Questo è Alfa Blondi con Brigadier Sabari. Sabari. Brigadier Sabari. Bene, bella questa è bellissima. Io non lo conoscevo proprio, però è figa, la musica è bellissima, veramente bella. Allora, quando staccate, quando riuscite a staccare da tutto, non c'è da distribuire, non ci sono quarti turni, non c'è niente. Ma per me non ci sono quarti turni in generale. Mai, di quasi solito, mai. Ma quasi non mai. Non c'è sabato, non c'è domenica, quindi... Di lavorativo, ovviamente, no. Certo. Che cosa fa Valentina Mari quando riesce a staccare completamente? Qual si era? Dedica ai figli. Ai figli completamente? Si dedica tantissimo ai figli, ma non perché proprio è una necessità, anche sì. È un piacere, assolutamente. Assolutamente ma anche una un necessità. Piacere, sì. Mi purtroppo dedico ai no. figli? Scusami. Vai. Pensavo avessi finito. Tu che cosa fai invece? Mi hai rubato le parole di bocca. Pure tu, eh? Scappo. Se riesce ma più... lo sai che ragazzi, non riesce è che più a far cazzo qua. Ma sai qual è il problema quando c'hai figli? Io non so se pure per voi così, per voi padri. Ma di testa, sì, di sì. testa ma non come sei no? figli. Cioè, non, nel senso, non stacchi mai con loro. Poi io ce li ho a Milano, quindi c'è proprio cioè, anche... Cioè, di testa sei sempre il pensiero, è sempre sì, lì, sì. è sempre lì. Senti, una domanda da parte di Tommaso che dice una persona dislessica ha qualche speranza di entrare in questo mondo? Voleva il nostro parere, certo le dislessie sono tante, forse non dipende, so dipende che, di, anche, che grado, certo che se è un problema di fonazione è molto complicato, o se fonia è, no, fonazione credo, fonazione sì. Se è un problema invece di fonia che non riesce a leggere bene, là magari con un po' più di attenzione, di articolazione. E l'articolazione è importante, cioè purtroppo sto lavoro si fa parlando, sì. quindi è necessario che dipende quanto è quanto è grave, quanto è grave. Certo, però si può fare altro, io dico, cioè il doppiaggio è meraviglioso, però si può fare la radio, cioè noi abbiamo anche tanti, no, tanti voi avete mai fatto la radio? No. Non vi è mai capitato? No. Cioè non come ospiti ovviamente, no. dico no, come conduzione, cose, no. E perché io lo trovo un media strepitoso veramente la radio, sì. veramente eccezionale. Sì, perché è immaginazione. Purtroppo adesso, ultimamente tutte le radio, tutti i grandi network hanno anche la... Il flusso, sì. sì. Radio di flusso, sì, devono tutto bloccato, blindato, che è un peccato. Okay. E invece, artisticamente, oltre al doppiaggio, cosa vi è capitato di fare, Valentina? Ti è capitato di fare qualche cosa, teatro, televisione? Sì, ho fatto qualche cosa a teatro. Adesso mi diverte molto che sempre con gli audiolibri, andrò proprio questo weekend a Milano alla Fiera del Libro, e insieme a Gino La Monica, e faremo delle letture live. Bellissimo. Mi piace tantissimo. Insegniamo anche a leggere tra virgolette live alla fiera. Ho girato anche qualche film, ho girato un film con quando ero 20 anni con Emiliano Coltorti, e poi lo devo ricordare perché è un mio grandissimo amico, anche se non ci vediamo tanto, no, non ci vediamo proprio più, però ogni tanto ci sentiamo con Alessandro Tiberi, sì, ed è un peccato Alessandro. Che non faccia più questo mestiere, sì, perché sì. era bravissimo. Bravissimo, in realtà è ancora bravissimo, ha poco tempo, ma È un peccato. E se avesse tempo... Buon per lui, perché sta sicuramente sì. facendo cose belle che lo divertono e che lo appagano, però peccato. Quindi perché ho fatto una delle mancanza cose. Tra di forte, voi. Sì, e poi è vero, è verissimo. Simo, tu invece, ci abbiamo 20 secondi, tu che ma cosa... Qualcosa di teatro, qualche fiction, un paio di film di poco... spessore. Sì, vabbè. Però divertenti, sei divertito. Divertenti, ho cantato, ho raccontato prima un aneddoto che quando tu eri distratto, ma
anch'io audiolibri, scusami, letture. Aspettami, continuiamo in diretta. E questo era Alfa Blondi, Brigadier Sabari, in diretta su Radio Cigliano, quarto pezzo portato da Valentina Mari a dopo cena con Simone. Ci stava parlando delle sue esperienze extra doppiaggio. Sì, abbiamo fatto un progetto bellissimo con un copy di un'agenzia internazionale. Avvicinati un pochino che sento un po' d'aria. Scusate, con un copy di una agenzia pubblicitaria internazionale, stavo dicendo. Train Dogs erano dei racconti che lui scriveva, bellissimi racconti del viaggiatore, quindi rubati sui treni, no? Incontri veloci, amori che nascono, bello. molto bello, un progetto che è andato avanti un paio d'anni. Abbiamo fatto delle serate in giro a Milano, ma anche sul lago di Garda, molto bello. Poi lui ha proseguito da sé. Adesso penso che li legga lui. Comunque io nel mio tempo libero, per staccare, a me mi fai prendere un aereo e mi fai contenta. Devi viaggiare? Io devo viaggiare. Vi piace viaggiare? Vi piace andare a vedere solo, posti? Solo viaggiare. Io viaggerei in continuazione, anche. Solo che... Io già quando preparo la valigia, anni, già mi sento bene. E devo prendere, io devo prendere almeno una volta l'anno un aereo, tipo, devo farmi almeno una volta l'anno 10 ore di volo. Come dicevano, andare lontano. Devo spaziare, cioè devo staccare completamente. Ed è meglio, preferite la vacanza spiaggia, mare o montagna per sciare, cioè con attività, bagno, eccetera, eccetera, o la vacanza girare per le città, andare a vedere posti, proprio tutto. Itinerante, diciamo. Vabbè, io adoro sciare, naturalmente vado due volte l'anno e quella per me è proprio... non si tocca. E poi io ho bisogno di una vacanza itinerante. C'è bisogno itinerante di... ma vuol dire in cui riesco a fare tutto. Per esempio quest'estate sono stata a Cuba, un'isola meravigliosa, e proprio per i colori, per la gente, per i suoni, per la musica, città, mare, giungla, ecco, anche spaziare in un viaggio. A me piaceva molto... forse mi ripeto, il mare, quindi la barca per me è fondamentale, sì, è importantissima. A me non mi mettere in barca. 10 giorni di barca è come fare un mese di vacanza, no, si allungano i tempi barca. Ed è l'unico momento in cui riesco stacchi a veramente. Staccare completamente con una, invece io mi sento in galera, cioè il fatto di non poter scendere quando voglio io, quando dico io, se mi rompo i coglioni litigo, prendo, apro la porta e me ne vado, mi però, fa sentire però puoi provare a fare un'esperienza magari solo voi, la famiglia con... ho pensato quasi in Caicco, in Turchia, però lì però... vedi ci sono altre persone nell'equipaggio, no? Con amici. Questa è una bella cosa e questa è la vostra maniera di vedere la vacanza. Invece come siete messi gastronomicamente in cucina, come siete messi voi? Questo è un cuoco. No, mio figlio è un cuoco veramente. Sì l'abbiamo già iscritto a un alberghiero molto bello, insomma, sua in provincia di Milano, e lui ha proprio la passione che gli hai trasmesso, però sicuramente che gli ho trasmesso un po' io, ma è nata, tu pensa, è nata con il cinema, è nata con Ratatouille. Ha visto Ratatouille e è impazzito. L'ha studiato, l'ha fatto 50 volte quel film. L'avete visto? Un disastro completo, neanche un hamburger, insalata pronta in busta, che condisco anche male secondo mio marito perché metto poco olio e troppo sale. Però amo fare i dolci. Quello è il mio atto d'amore. Quello è il tuo atto d'amore verso i figli, verso chi vuoi bene. Sentire il profumo che esce dal forno, del ciambellone, della crostata, dei biscotti, faccio i biscotti. E quella è una cosa. Ma quelle sono le come dici tu, le radici, la cultura. Sì, ho sempre avuto, pensa, mia madre metà siciliana, metà toscana. Mio padre è siciliano, quindi due cucine che comunque vanno forte. Poi ho abitato a Milano per un sacco di tempo, ho una sorella che abita in Friuli, c'è un po' di tutto e di più. Quindi i primi, la carne, il pesce, insomma, mi piace. I miei figli quando vanno dagli amici mangiano, mi dicono: ma quanto mangiano questi bambini? Ma esiste allora? Ma allora si mangia da qualche parte? Perché in realtà a casa assaporano dei sapori che non conoscono. Cioè le polpette, certo. Il polpettone, l'arrosto, lo spezzatino, che roba, chi l'ha mai fatto?
Allora, sono riuscito a ripristinare la chat perché si era interrotta e quindi non riuscivo più a vedere i messaggi. Spero di non averne perso qualcuno. No, ne ho persi una marea. Spero, se vedete che non rispondiamo a qualche domanda, è perché mi ero perso. Ma adesso, signore e signori, noi ci stavamo un attimo distraendo con cose carine, con cose simpatiche, ma è il momento del questionario di Proust. È il momento di portare avanti il questionario di Proust. Che cos'è il questionario di Facci Proust? Facci vedere le prime domande e diciamo chi risponde per primo. Marcel Proust nell'Ottocento era giovane, era credo adolescente, e una sua amica aveva trovato su un libro inglese un questionario e glielo sottopose. Lui rispose alle domande e poi chissà che successe con questa sua amica, affari loro insomma, e poi piegò questo foglio e lo mise via. Lo ritrovò dopo 20 anni, trovò le domande e le risposte. Senza leggere le risposte, rispose di nuovo a queste domande e si rese conto che aveva dato risposte praticamente completamente diverse, perché 20 anni di esperienza cambia. Ti portano a cambiare, ti portano a essere diverso. Aspetta che prima vorrei dire, Simone, tu devi fare gli auguri di compleanno a Stefania Bardella. Stefania Bardella, la conosci? No, volevo il silenzio. Ah, scusa, c'hai ragione. Mamma mia, come te la... Stefania, auguri di buon compleanno. Evviva, grandissimo. E allora, questo è il questionario di Proust che applichiamo a Valentina e a Simone. E botta e risposta, se non sapete rispondere ovviamente non rispondete, concentrati, perché le domande sono 15 e sono, secondo me, per farvi conoscere. 15 per uno? Sì, sono le stesse, non è che sono diverse. Sono ansiosi. Una cosa tremenda, c'è un'ansia tremenda. Guarda che poi se ci sente uno psicologo, scrive due righe poi? No, secondo me no, perché sono veramente per conoscere il vostro carattere e basta. Okay. Sono solo, va bene, però puramente... io volevo chiedere se c'è invece una psicologa o uno psicologo... Bravo, ci scriva due cosettine. Va bene. Allora, questo è il questionario di Proust per Valentina Mari e Simone D'Andrea. Vai, Valentina. Il tratto principale del tuo carattere? Schiva. Andrea e Simone, il tratto principale del tuo carattere? Introverso. Simone, il tuo principale difetto? Porca miseria, mi hai messo, perché ne ho un paio. Credo il mio essere duro con me stesso. Valentina, il tuo principale difetto? Io ci ho pensato, rigida. Ah, ecco. Valentina, la qualità che vorresti avere? Porca miseria, vorrei essere... Vai prima te. La spensieratezza. Vabbè, così è facile, però. Certo. Perché ha risposto lui per me, era proprio mi mancava quel... Potevi farlo anche tu per me, allora. Dopo lo facciamo. Uguali. Simone, la cosa che più ti piace fare al mondo? Stare con i miei figli. Valentina. Viaggiare con i miei figli. Valentina, cosa detesti più di tutto? I pregiudizi. Simone. L'arroganza. Simone, la qualità che apprezzi in un uomo maschio? La semplicità. Valentina. La semplicità, la verità. Valentina, la qualità che apprezzi in una donna? La bontà. Simone. Il cuore. Simone, cosa ami di più nei tuoi amici? La sincerità. Valentina. Chi non ti abbandona. Valentina. Il tuo eroe nella vita reale? Non ce l'ho. Simone. È stato mio padre. Simone, il tuo motto? Sempre avanti. Valentina. A testa alta. Valentina, il tuo sogno di felicità? La pace. La pace in generale, la pace, la mia pace, la pace, trovare la pace per me stessa. Simone. La serenità. Simone, quale sarebbe per te la più grande disgrazia? Ce n'è una sola. Ci siamo guardati. Insieme. Possiamo non rispondere? Sì, potete non rispondere. Ma possiamo... Potete anche farlo in coro, se volete. La perdita dei figli. Dei figli.
Valentina, come stai oggi? Benissimo. Simone? Molto bene. Simone, quel che vorresti essere? Madonna, che domanda. Sei pure fermata la musica, ma l'ha fatto apposta. No, ho sbagliato pure base. Aspetta che la devo rimettere. Perché vorrei essere... In realtà... Vorrei assestarmi ed essere... Forse è la risposta che ho dato prima. Vorrei essere... Trovare una serenità, sì. Valentina. Vorrei essere risolta. Vorrei risolvere... Tra un po' ci chiamano gli psicologi, veramente. Già gli abbiamo detto, so. Ultima domanda. Meno male. Finite, non erano 15? Già 15, velocissime. Valentina, come vorresti morire? Nel sonno. Da vecchia. Simone. Avendo fatto tutto quello che volevo fare. Sapendo che i miei figli stanno bene. Simone. Come vuoi morire? Nel sonno? Che te ne vuoi morire ammazzato? Ma cazzo vuoi morire? Che vuoi morire? Ma che cazzo lo voglio fare? Scusa. Ma che le faccio io? Ma adesso voglio sapere una cosa. Ma gli altri come hanno risposto? Tutti hanno risposto. No, voglio sapere, ma qualcuno ti ha detto... No, c'è chi si è messo le mani nei capelli. Dovevate vedere che ha fatto... Ma qualcuno ti ha detto, ma è sgozzato. Mannella si è messa a piangere, che fa? Che ha fatto? Mannella, ogni cosa, come stai oggi? Oddio, che domanda. Pure a me mi hai messo ansia. Ansia. Questo... no, ma come vuoi morire? Ma perché qualcuno ti può dire che vuole morire tipo sgozzato in un attentato dell'ISIS? Bene, cioè, volevo rispondere. Signori, questo era il questionario di Proust applicato a Valentina Mari e Simone D'Andrea in diretta su Radio Cigliano 23:37 dopo cena con Valentina Mari e Simone D'Andrea. Questa puntata la trovate su YouTube, canale YouTube Radio Cigliano. Iscrivetevi e mettete andate a iscrivervi, perché così non ci limita YouTube, ve l'ho sempre detto. Pagina Facebook Radio Cigliano, pagina web www.radio.cigliano.org. Senti, qui c'è Giuseppe. 11:37, adesso mettiamo subito. No, voglio sapere una cosa. Ci fai la giustificazione per domani al turno? Io devo partire domani mattina prestissimo. Noi due ci giustifichiamo. Andare a Milano domani mattina. Quindi okay. Siamo a posto. Giuseppe ci sta scrivendo, ci sta mandando un controselfie per farci vedere che è qui presente. Forse non riesco a mandarli tutti i controselfie di oggi. Vediamo se riesco a farlo nei fuori onda, che poi su Facebook non sono fuori onda. Tocca a Simone. Ce n'hai due. Sì, la prima, numero uno. La numero uno, fammela trovare. È questa. Mi hai già spiegato perché l'hai portata questa, sì, vero? Nelle risposte di prima, sì. Ridiccelo. Ogni volta che l'ascolto è un ricordo di papà. Ogni volta che l'ascolto è un ricordo di mio padre che non c'è. Giustamente. Più. Sì. E allora ce l'ascoltiamo. È una storia d'amore, ma mi ricorda la Sicilia, mi ricorda lui e i colori, i profumi. Ogni volta che l'ascolto mi tornano in mente. E questo come fa a ricordarselo Simone D'Andrea con Edoardo De Crescenzo? C'è il sole. Nei giardini. Evviva! Allora. Qualcuno ha scritto ha ha ha, rido troppo. Eh sì, vabbè, abbiamo fatto un questionario di Proust meraviglioso, ragazzi, veramente bellissimo. Gli audiolibri sono bellissimi, ci dicono. E potresti fare un saluto a Simone e a Valentina da parte mia? Il contrario sta facendo, c'è Mattia che saluta voi. Il contrario di quello che chiedono tutti quanti. Allora, vediamo. Ciao Mattia. Ciao veramente anche da parte nostra. Ci sta guardando, vi seguo al computer con le cuffie e sullo sfondo mia madre che guarda Quinta Colonna. Ecco perché sta con le cuffie. L'altro giorno ci stava meraviglioso, cioè c'era come si chiama? Addio. Richard Gere, c'era Mario Cordova, sì. Che a un certo punto uno ha detto ho dovuto mettere le cuffie perché c'era mia madre che diceva ma che stai guardando, Pretty Woman? Capito? Era messo in questa, l'aveva detto in questa maniera. Questo è il controselfie con Quinta Colonna sullo sfondo. Bene che ci guardate, bene che ci seguite anche quando c'è altro in televisione. Grazie mille. Tu Valentina, tieni tu il conto. Allora, lo conosceva. Ti lo ricordi come si fa un final flash? No, aspetta, c'è un messaggio bello per Simone. Il papà di Simone.
perché è un collega, tra l'altro, Francesco di Cataldo, Milano, Francesco Cataldo. Che conosco, grazie, e che conosceva Francesco, mio padre. Grazie veramente. Saluto, grazie. Domanda Cristiano da Bari, eccolo qua, che lo facciamo vedere subito. Ma l'abbiamo già fatto vedere, mi sembra. Non mi ricordo se l'abbiamo già fatto vedere, scusate la ripetizione, ma sto andando un po' di fretta. Tra l'altro ha una domanda per te, Valentina, che vado a leggere immediatamente. Grazie per il controselfie. E la domanda, vediamo se la trovo, è Cristiano. Com'è stato doppiare Eureka di Eureka 7? È sempre di Cristiano, di Eureka 7, una, credo, una serie di cartoni, la ricordi? Non te la ricordi? Ragazzi, non ce le ricordiamo. Scusate. Tutte. E vabbè, che dobbiamo fare? Allora, ti prego, Simone, salutami come Trunks e Vale come Kim. Kim chi? Kim Possible. Ah, Kim Possible. Vi ricordate com'erano le caratterizzazioni? No, eh? Vabbè, ragazzi, non ce le ricordiamo. Allora, Valentina, che era, molti ti confondono per... con Deborah Magnaghi, tu la conosci? Sì, una collega di Milano, bravissima. Sì. Faceva Bim Bum Bam, Deborah. Ah, era lei, sì, era lei. Il ricordo del personaggio di Ossì, l'abbiamo già detto. Mi avete emozionato salutandomi da parte di James, ma noi non vogliamo, ci emozionate noi che state qua. Adesso ricordati del selfie. Ah, facciamo subito, Simone. Questa pure te la devo mandare. No, questa te la devo mandare. Guarda che screenshot che hanno tirato giù. Simone in crisi per il questionario di Proust, veramente grande, grandissimo, grande. Facciamolo subito il contro selfie, altrimenti il selfie di giornata, anzi, altrimenti ce lo dimentichiamo. Avviciniamoci un pochino e così lo facciamo bello stretto. Ne faccio due, eccoci qua, attenzione, e uno e due. Grandi, il controselfie è pronto, ve lo mando dopo la diretta, dopo la diretta, perché non ve lo posso mandare durante, perché siete veramente troppi. O ve mando i vostri controselfie o non ci riuscirò mai. Vorrei la foto, grazie, ma la foto arriverà. Grazie veramente anche per avercelo ricordato. Lo mandate anche a me, ma sicuramente. Complimenti ai tuoi ospiti. Volevo fare una domanda a Simone D'Andrea. Parlando di film, riuscire a recitare esattamente una scena cogliendo tutte le sfumature e gli stati d'animo dell'attore, resta una delle soddisfazioni più grandi per voi doppiatori? Sì, è una bella sfida. È la sfida quella che portiamo avanti tutti i giorni, sì. Veramente. Ogni volta che entriamo e usciamo da qualsiasi ruolo. È il papà di Simone D'Andrea che ispira questo pezzo su Radio Cigliano in questo momento. Edoardo De Crescenzo, c'è il sole, stiamo facendo una bella serata, siete tantissimi, alle 23.43 siete ancora tanti. Io penso che stasera tiriamo giù uno dei record di ascolto della trasmissione. Davvero, sì. Ho visto dei numeri interessanti, se sono confermati anche dalla... scusate, io sono il raffreddore, che devo fare? Senti, mi sono dobbiamo raffreddato. Salutare François. François, lo salutate, perché François è maschio, se non mi ricordo male, sì. Prego. Ciao François. Ciao François. Evviva! Grandissimi Simone D'Andrea e Valentina Mari, che veramente ci stanno deliziando stasera. È una delle puntate più belle che ho fatto finora, ve lo posso garantire. Ma lo dice assolutamente. A tutti? No, non lo dico a nessuno. Ecco. Lo dico quando è bella. E le domande sono quasi finite. Io ce n'ho una per voi che riguarda una cosa un po' spinosa, che però ormai secondo me manco è tanto spinosa. L'annoso problema doppiaggio o sottotitoli, voi come lo vivete? Ma io lo vivo molto serenamente, io non mi preoccupo di quello che dicono gli altri, non mi interessa assolutamente. No, io ma tu proprio concettualmente, perché poi uno può anche fare questo lavoro, però dire sarebbe certo meglio vedere i film. Ma io mi guardo, io non li guardo, io conosco le lingue, sono metà svizzera tedesca, per cui conosco perfettamente il tedesco, parlo benissimo il francese, l'inglese me la cavo, però li guardo in italiano perché già guardo poca TV e quando torno a casa sono stanca e non ho voglia di fare un ulteriore sforzo. Giustamente, punto. Sì, giustamente. E che ti devo dire? E non perché fai questo lavoro, ma perché la vedi così. Ma la vedo così, sì. Punto. Perché certo. Ma poi ognuno può scegliere senza polemica, certo. Senza... Ma è una polemica sterile, sì. dal punto di vista culturale? È una polemica sterile dal punto di vista culturale. Cioè, secondo me... Aspetta, stai proprio fuori di telecamera. Eccolo. Non so stare al microfono, non so stare davanti allo schermo. Una sigaretta, dice, spero di essere un collega un giorno, studio doppiaggio da un po', offrire una sigaretta a Valentina in Fono Roma. Cioè, praticamente vado a scrocco. Finisci... No, dicevo, qualche giorno fa sono stato intervistato da Sky TG24 per un film che andrà...
agli Oscar, un film libanese che è andato agli Oscar, sì, L'insulto. E dicevo proprio questo, nel senso che per me fruire del prodotto originale è la cosa probabilmente migliore, ma se viene considerato il nostro come un lavoro, un servizio che comunque facciamo per la nostra nazione, allora sì, allora il punto di vista del discorso è giusto. Se invece andiamo a cercare, non dovrebbe esistere, perché doppiate, bisognerebbe sottotitolare tutto, non consideriamo il fatto che tante persone ancora nel nostro paese, anche quelle che sanno bene la lingua, usufruiscono del servizio del doppiaggio, perché al cinema vogliono andare a vedere il film senza avere perché ti perdi le tanto, ti perdi tanto. Poi che poi ti possono dire veramente... No, ti possono dire che noi magari non lo rispettiamo, che comunque mettiamo una pellicola di finzione, no, su un'altra pellicola di finzione. Guardare un film con i sottotitoli è stancante, ti perdi metà film. Sì. Anche chi sa bene le lingue, comunque, per i modi di dire, per gli slang, cioè, devi essere madrelingua per capire perfettamente. Beh, quella è una grande sintesi, quella del sottotitolo. Infatti enorme. Ho risposto: senti, ma tu come li leggi i libri stranieri? Li leggi con una traduzione. Allora, poniamoci questo quesito. È un servizio di traduzione che noi in Italia facciamo in modo egregio. Certo. Basta. Questo è. Sono assolutamente. Anche perché poi non dicono. Anche la polemica che era nata con questo con il regista italiano, è inutile ripetersi, sì. Perché tanto no. Non è che dice che magari le major non glielo mandano il film nei cinema, perché sono due o tre cinema che proiettano in lingua originale. Perché non dici questo? Dovresti dire questo. Allora ti devi avvalere, purtroppo, per un servizio. Però per è un servizio, che c'è. Va considerato come tale. Forse possiamo dire e guardare il fatto che magari lo facciamo meglio delle altre nazioni, visto che c'è. Poi se lo vogliamo togliere, va bene. Togliamolo, che problema c'è? Noi facciamo la radio, facciamo il teatro, facciamo altro. Secondo me il problema c'è, nel senso che chi ha scritto il film non vuole che tu vada al cinema a cercare di capire che cosa dicono, vuole che tu capisca cosa dicono. E poi io voglio dire una cosa, sfatiamo questo mito che guardando la televisione in lingua originale si imparano le lingue. Sfatiamo. È sicuramente più facile, però ci sono delle scuole per imparare la lingua. No, però ti posso assicurare. Innanzitutto tu sai l'inglese? Che tu senti tutto il giorno l'inglese con la traduzione sotto? Cioè, hai imparato l'inglese lavorando 9 ore al giorno con l'inglese e la traduzione sotto? No, ok. Io che sono bilingue e i miei figli che crescono bilingue, ti posso assicurare che la prima cosa che viene detto, perché mi sono molto informata sul bilinguismo facendo crescere i miei figli bilingue, la prima cosa che mi è stata detta: non fargli vedere la televisione. Cioè, se pensi di insegnargli la lingua con la televisione, non è così, perché ci si concentra sull'immagine. Certo. Quando non si conosce una lingua, non ci si concentra sulla comprensione della lingua, ma sull'immagine. La lingua te la perdi. Tant'è vero che voi che avete figli, immagino che a voi sarà anche capitato quando erano piccoli, che gli davi l'iPad, i miei figli mettevano Peppa Pig, stavano attaccati a Peppa Pig, poi io dopo un po' andavo là e dicevo: ma questo è in inglese, ma mettilo in italiano. È in inglese. E loro neanche se ne erano accorti. Guardavano le immagini e basta. Sì. Ma loro neanche se ne erano accorti. Ma sarà capitato anche a voi, forse non ci avete fatto caso, ma a me un sacco di volte dicevo: ma scusa, ma perché non lo metti in italiano? Perché? Che è? Com'è? Certo. Quindi assolutamente d'accordo con te. Così. Quando Emanuele fa una domanda: quando hai doppiato Natalie Portman, hai desiderato anche per un solo istante di stare al suo posto davanti a Thor? No, davanti a Thor no, però l'ho desiderato per altri personaggi. Assolutamente. Ma soprattutto ho desiderato spesso vivere certe passioni e certe scene d'amore che sono proprio da film, in cui nella vita dici: no, non si vivono, non esistono ste cose, gli solo uomini che fanno schermo. Ste cose non ci stanno. Stanno, allora dico: ma dove sta sto uomo che no, vorrei essere sto principe azzurro, dove sta? Invece questa è carina, una domanda curiosa. Andrea, a voi piacciono le vostre voci? No. Allora, se mi risento sulla segreteria telefonica mi viene da vomitare. Terribile. No. Se ti senti registrata di nascosto, capito? Ma tipo quando facevi la segreteria telefonica, quando ancora la incidevi te. Sì. Questo è il numero telefonico di... Quante volte la rifacevi? Distruggevi il nastro, consumavi il nastro. Che dici, ma che brutta la mia
voce che strana. Sì, vabbè, però è una cosa strana, perché poi a noi la voce a volte, molto spesso, mentre emettiamo, a volte diciamo sto mettendo male, c'è qualcosa che sì, non funziona, sì, lo sentiamo sì, noi. Sì, sì, poi sì, però andiamo dietro e questo signore qui, c'è il famoso effetto Lala, no? Che tu la dici in una maniera che è pazzesca e dici no, è una merda. No, no. Anche l'assistente ti guarda in sala e fa... Ma scivolata, sentita bene questa. Poi invece va dietro, no, vieni, vai dietro e c'è la magia. È un po' la magia di quello che ci riguarda, della magia anche del merito cinema. Dei fonici, dai. Eh sì, assolutamente sì, veramente. Tutta la catena del doppiaggio, sì, tutta quanta insieme. Che bisogna fare per chiedere provini, chiede Alessio. Io ne sto chiedendo, ma non c'è mai tempo. Ne ho fatto uno con Borghetti, con Maurizio Retti, sono andati a bene, mi piacerebbe farne altri. Ma che si deve fare per chiedere non fare so, i provini Simone, tu oggi? Dirigi, pensaci te. È complicato perché è difficile entrare negli stabilimenti adesso. Questo è il problema che dicevamo prima, che anche chi deve iniziare insomma non è semplice. Questi ragazzi secondo me deve chiedere un appuntamento al direttore. Sì, io ma anche quello diventa complicato perché a volte non è possibile, perché i tempi di lavorazione, tu li conosci meglio di me, sono oramai il turno lo spendi tutto per fare bene il tuo lavoro e per fare, cioè per cercare di fare bene il tuo lavoro, e metti a frutto le tre ore. Quindi se ti resta un quarto d'ora, io perché devo sentire un ragazzo che in quel quarto d'ora magari si brucia una carta importante, cioè ho solo un quarto d'ora per fargli un provino veloce, no, non lo trovo neanche questo. Allora adesso questa la voglio fare a te io. Elena ci chiede, e te lo chiedo anch'io, Alessio, perché non hai fatto doppiare a Valentina l'urlo psicopatico di Marissa a bordo piscina in DOC? Perché non mi ritenevi all'altezza? No, perché probabilmente era una cosa da strappa tonsille e abbiamo tenuto favore, originale carino, probabilmente sì. Io dico sempre, pensavo non mi ritenessi all'altezza. Allora io dico sempre una cosa sulle cose così, i versi lotta. Ti chiedono del McDonald's, hai fatto la pubblicità del McDonald's? Beh, per anni sì, sono stato. Non l'ho già visto, poi lo bypassavo perché non capivo. Dicevo, quando l'hanno fatta bene loro e il match vocale coincide abbastanza, perché rifarla? Io dico sempre questo: se lui l'ha fatta benissimo e non c'è una voce completamente diversa, ma perché non tenere l'originale? Certo. Sì, sì, sono d'accordo. Quando il match vocale è quello, insomma, è giusto. L'ha fatta, perché mi devo spaccare io, che magari la faccio, ma non riesco a fare così intensa. Lui l'ha fatta sul set, preparato, carico, insomma, o forse l'ha anche doppiata. Non c'aveva un altro aggiustata. Turno dopo, non doveva fare gli altri anelli. Aveva i fucili addosso, era vestito in quella maniera, l'avevano strattonato un attimo prima, era sudato. Capito? Era sudato. Perché rifare una cosa che è già fatta bene? Se mi fossi dovuto mettere a fare tutti gli urli di Kenshiro, a quest'ora stavo da un logopedista e ci avevo passato gli ultimi 40 anni della mia vita. Quindi veramente buona giornata della donna alla nostra Valentina, dice Gabriele che ci fa le sigle video, staff grazie, di Radio Cigliano, insieme a Lillo Carpino che ci fa le grafiche, grazie veramente sempre. Vi ricordo Voci FM, siamo in diretta anche su Voci FM in questo momento, portale di speaker, ci sono tante voci che sono affiliate a questo sito, andatelo a visitare perché vale la pena, soprattutto se avete bisogno di qualche voce al volo. Francesca Rizzitiello, domani c'hai turni con Rodolfo, quindi ci dice buonanotte. Ciao Francesca. Sasha è di Zurigo. Visto, anch'io. Pure tu, di Zurigo proprio? No, di provincia di là intorno. Quanto sei stata tu in Svizzera prima? Non sono stata, sono nata a Roma. Sei nata a Roma, ma tua madre è di Zurigo. Fino a 30 anni. Ho capito. Nonni, parenti. Origini siciliane di dove, chiede Carmelo? Che Messina, è di... Messina. Messina, io ho un'amica a Messina che adesso si è trasferito là e vive là. Io a Messina ci sono stato tantissime volte, ma pensa, ci saremmo potuti incontrare, ho avuto una fidanzata a Messina, pensa, anticamente nell'Oligocene, non so quando, veramente, tanto tempo fa. Di nome? Valentina si chiamava. Valentina. Poi te lo dico. Hai avuto tutta a Messina? Allora, ti diverte doppiare James di Pokémon? Arriva a te la battuta. Sì, è storico. Ormai me lo porto dietro, faccio le colonne qua per Milano. Io voglio fare l'imbocca al lupo ad Alberto. Vi do la buonanotte, che domani ho compito di matematica. Porca miseria, Alberto. Dai, spacca tutto. Così, veramente, spacca tutto. Rompi tutto quanto. Ultimo pezzo di Valentina, sempre in diretta su Radio Cigliano, 23:55. E lo sappiamo qual è, perché è l'ultimo che resta. Questo che cosa, perché l'hai portato? Perché questo fa sempre parte della mia... di quel periodo di grande spensieratezza.
che ormai non torna più. Non c'è più. Non c'è più. E quindi un po' la tua playlist è stata caratterizzata dal periodo di spensieratezza. Cioè, la musica tu la associ. Sì, belli carichi, belli carichi. Li associ un po' tutti quanti a ci quel siamo periodo. Siamo alternati, sì, ma hai visto? Sì, è vero. Allora, stiamo sentendo un pezzo di Manà. Questo è Oye Mi Amor, 23:55, in diretta su Radio Cigliano, a dopo cena con Valentina Mari e Simone D'Andrea. Bello pure questo. Bellissimo. Stiamo in chiusura, io voglio ricordare brevemente, ma c'è ancora un pezzo di Simone, intanto però ve lo ricordo quali sono gli appuntamenti su Radio Cigliano in diretta. Sono sempre quelli: sabato alle 15, formazione ridottissima, sarò da solo con l'ospite per intercorse vicende personali di Tiziana Guida e di Alessandro Bianconi, quindi sarò da solo, venite a vedere, ci sarà un ospite importante, venite a vederci e a curiosare nella nostra trasmissione musicale del sabato in diretta alle 15. Torniamo poi giovedì prossimo sempre alle 21, ci sarà un altro duo, questa volta non è un duo eterogeneo come quello che ho portato stasera, ma è un duo molto omogeneo e scoprirete perché lunedì, quando lo strillerò, per sapere. Però alla fine siamo stati omogenei, eh? Sì, pensavo che foste veramente molto eterogenei, invece in no, vi siete ben amalgamati, vi siete ben amalgamati. Pagina web Radio Cigliano, ve la faccio vedere, questa è la pagina web www.radio.cigliano.org, trovate tutto qui, anche i QR code li vedete a video per inquadrarli col vostro telefonino e scaricare l'app di Radio Cigliano, così ve l'avrete sempre in tasca e ve la porterete con voi. Pagina YouTube Radio Cigliano, servono iscrizioni, canale YouTube, servono iscrizioni. Ma quanto stiamo? Dai. Lo so, ancora non lo so perché non aggiorno la pagina, che altrimenti mi sparisce tutto, okay. E non voglio rischiare, ma insomma iscrivetevi, più siamo, e soprattutto a 1000 iscritti ci tolgono le limitazioni, quindi siamo contenti. Pagina Facebook Radio Cigliano, e qui mettete un like, è l'applauso per noi perché stiamo facendo un buon lavoro, quindi se vi piace mettete un like, ve ne vogliamo tanti questa sera, e condividete il video sulla vostra pagina Facebook di il video che state guardando adesso. Ci sono state tante condivisioni, permettete di ringraziare almeno qualcuno. Voglio ringraziare Saso che ha condiviso sulla sua pagina il video che state guardando, Fabio Akira Katsuhiro che ci ha condivisi insieme, fatemi scorrere Saso, ricordati che basta condividere una volta sola, se condividi tante volte ti vedo solo a te, Alessandra, e poi c'è Cristiano che ha condiviso insieme, mamma mia, Marco, e Official Animation Empire che ha fatto anche una bella descrizione, Maurilia dalla Sicilia, Animanga Italia ha condiviso insieme ad Alessandro, e poi vediamo Distopia Evangelion, ne abbiamo parlato prima, distopia. E poi c'è Christian che ha condiviso, vi metto i like, insieme a Imaginaria Studios. E vediamo James anche ha condiviso con Monica, ciao Monica, e anche dunque Angelo, Francesco da Milano, Leila e Roby Lucy insieme a Isabella Marucci, ciao Isabella. Doppiatori che passione, che bella pagina, questa me la devo andare a vedere perché non la conosco. Doppiatori che passione, grandi. E anche Agostino ha condiviso insieme a Carmine, insieme a Elide, e anche Franca da Torino, sempre Stefanella Marrama ha condiviso, grazie mille. Anche Erika in top, ciao Erika, insieme a Elisa, Voci FM, ma anche Vale, Giovanni Del Matto e anche Riccardo, e anche Emanuela insieme a Giuseppe Bosto che ci condivide sempre. Gerald, mi ha detto come si pronuncia, Gerald, me l'ha detto, insieme a Massimiliano anche ha condiviso, e poi anche Laura, Marianna, Giuseppe, un altro Giuseppe Zarbo, Francesco ha condiviso anche lui insieme a Valentina Mari, grazie per la condivisione, grazie mille, avete condiviso e siamo molto contenti, continuate a condividere. E questa è Manà, Oye Mi Amor, ultimo pezzo portato da Valentina Mari, oggi 8 marzo 2018, festa della donna, in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Valentina Mari e Simone D'Andrea. Ci sono, guarda, stanno ancora, ma anche Fabio dice che è da Messina, vedi? Infatti, è contento di questo, sicuramente. Salutate l'alieno intelligente di Avanti un altro, siete i miei idoli. Simone, leggi la domanda su Conan, ci tengo tantissimo. Oddio, ripostala, Christian, perché ce la siamo. No ragazzi, ce ne sono troppi. Veramente. Poi abbiamo perso alcune domande perché si era impallato l'iPad, ho dovuto riaccenderlo. Se non ci foste voi, probabilmente Radio Cigliano non ci sarebbe. 955, ma no, era 958, quindi allora no, forse 965.
Quanto è stato difficile doppiare Agumon Greymon? Secondo voi quanto è stato difficile? Per dire, insomma, quali sono le differenze, Simone, nel doppiare Colin Farren, Gillian Murphy e John Bernthal, attori doppi, che doppi maggiormente, come ti trovi nel doppiarli? Beh, insomma, sono tre attori completamente diversi. Colin Farrell, diciamo che è il belloccio. Gillian Murphy, sempre irlandese, anche sono due irlandesi, occhi di ghiaccio, quindi più, va più su ruoli, insomma, di psicologici. E l'ultimo, John Bertrand, fa sempre parte, ecco, di quello di The Punisher. Stavo facendo come ammazzare il cavo, no, e quello era Colin Farrell. Mi sono sbagliato, perché era certa parlato... pure per noi. Era certa. Ma lui in The Punisher, per esempio, lui è tutto è proprio rotto dalla vita. Gli hanno ucciso la famiglia, è il punitore, quindi è tosto, è tutto. È sempre tutto rotto, è tutto così. Sei bravo. Poi tra l'altro Star Trek abbiamo fatto anche insieme noi. Ah, quello il era primo Star Trek, Match. Ti ricordi? Sì. Bellissimo. Simone, bellissimo, per favore, Star saluta Trek. Tutta Facebook addirittura. Con qualche frase di Trunks. Ti stanno chiedendo perché una frase di social. Trunks. Mannaggia. Che ti posso dire di Trunks? Vabbè, 969, quindi dai, abbiamo preso 10 iscritti, grazie. Ieri era stasera il compleanno di veramente. Alessandro Pivetta, auguri in ritardo. Auguri! Augurissimi, veramente auguri. Allora, noi adesso lanciamo l'ultimo pezzo di Simone, nel frattempo voi scriveteci una frase di Trunks qui sulla chat e Simone ve la farà sicuramente. E Jared Leto com'è stato a doppiarlo? Bello, bellissimo. Ne abbiamo parlato prima in Suicide Squad, no? Veramente bello, veramente bello. Allora, l'ultimo pezzo di Simone D'Andrea ce l'ho qua caricato e non ha neanche intro, quindi lo lanciamo su bianco. Perché hai portato questo pezzo, Simo? Beh, intanto senza Otis Redding non ci sarebbe forse la musica, non so, è una colonna della musica. Per quanto mi riguarda, poi e l'amore. Sì. Che poi oggi è un bel giorno per parlare l'amore. D'amore anche. Lo dedico a tutte le donne, anche questo, dai. E allora ci sentiamo a tutte le donne. Quante, nessuna esclusa. Ci sentiamo in diretta su Radio Cigliano. I've been loving you too long di Otis Redding. I've been loving you. Pezzo del 56? 65. Signore e signori, noi speriamo veramente, ci iniziamo... Ah, vi devo dare la suola di giornata entrambi. Mi dite chi... Perché il secondo sarà avvantaggiato. A chi rompo? La suola di giornata. A lui la suola. Qual è la suola di giornata? È che se te lo dico non è più suola di giornata, scusa. Mi prendo la facile. Te la prendi tu? Dai, mi piace che questa strong. Lui ha detto sempre avanti, io ho detto è vero, te la prendi tu. Accetto la sfida come fate con le parole. Brava, dai, esattamente. Dai, t'aggredisco. E allora... Ma sarà ci possiamo lei consultare? La prima. Ci possiamo consultare? No, perché poi toccherà pure a te, uno dietro l'altro. Guardami. Proprio. Ma che devo fare? No, aspetta, mi prendo la sola io. Vi assicuro che non è una cosa pirotecnica, non dovete mettervi su una gamba o fare delle cose, delle acrobazie. E ti salvo la giornata. Allora. O ti affondo con me. Va bene. Non stanno. Ciao Stefano che si è collegato adesso. No, non riusciamo ad avere una frase di Trunks. Se la mettete, avete ancora circa un minuto e mezzo per metterla. Altrimenti dovremo. Vai con la sola. Andiamo con la sola di giornata. Io intanto inizio a ringraziare due amici. Con Simone ci conosciamo da meno tempo, sì, ma con Valentina veramente da tanto, ed è stato bello avervi qui. È perché... stato un grande piacere. No, veramente. Anche insieme a Simone, è stato meraviglia, bello. Sì, è stato molto anche bello. Perché qualche collega non ha piacere, non ha interesse, non ha piacere a venire. E voi eravate un po' tutti quanti scelti. Noi siamo timidi, Però vedete piacere. Che poi si. No, lo so. Ci siamo sentiti bene, ci ha messo il nostro sei stato veramente un bravo padrone di l'importante, casa. L'importante, ecco, che ci si senta a casa. Sì, che sì, ci sì, si senta a casa. Il nostro agio. Noi siamo timidi. È una semplicità, veramente. Complimenti. Questo deve essere veramente il mantra. Il mantra. Fare le cose si veramente. Sta bene a Radio Cigliano. Si sta bene, come dico io, una chiacchierata noi tre sul divano con gente
pubblico, ma amici anche, che entrano, escono e che magari fanno qualche domanda e guardano quello che stiamo parlando, una chiacchierata tra amici, sì, e questa è stata la trasmissione. E ringrazio ovviamente tutti voi, siete stati tantissimi stasera, numeri eccezionali, sono veramente contento, continuate a seguirci, andiamo avanti per questo, perché c'è gradimento. Se non piacciamo più, noi ce ne torniamo nell'ombra, come i doppiatori, no? Come devono essere i doppiatori, nell'ombra. Una domanda a cui vi ho fatto all'inizio, ma non abbiamo risposto precisamente, ma devo rientrare, la facciamo in diretta. E questo era Otis Redding, I've Been Loving You Too Long, in diretta su Radio Cigliano. È l'ultimo pezzo portato musicale, abbiamo scoperto così anche, e veramente, e non solo tramite il questionario di Proust e tutte le risposte che hanno dato, i cuori a video sono tantissimi e sono solo ed esclusivamente per voi, abbiamo scoperto qua anche... qualcuno ci scrive: Alessio sei forte, grazie, veramente, ma io sono un maggiordomo quando faccio il dopo cena con, e ci è piaciuto conoscere Valentina e Simone, non solo con le domande, non solo con il questionario di Proust, ma anche musicalmente, perché la musica è una parte di noi, certo. È una parte di storia che ci portiamo dietro e di sensibilità anche che ci portiamo dietro, e avete contribuito voi con le vostre domande e con le vostre presenze a essere come dire qui con noi. E guarda per... che François sta da il pilota con sta frase di Trunks che te l'ha scritta. Sì, scusate, permettetemi, Gabriele Depeche, staff di Radio Cigliano, si sta mangiando un tarallo, lui grande, questi sono buoni, questi sono buoni, con l'olio buono, grandissimo Gabriele, grazie di essere con noi. Permettetemi, prima di fare la frase, di andare a vedere, ma praticamente allora fatemi vedere, sogno di incontrarti quando sono una tua fan, per un saluto in diretta potrei piangere, un bacio da Mero, devi fare un saluto a Mero in diretta, ma non per farla piangere, per farla, secondo me, ridere. Vai. Un bacio a Mero. E così piange. Così si scioglie. Che devo fare? Che ne so. Un saluto, ti saluto, non so, dal cuore. La trappa piange come una fontana. Mi fai fare sta frase di trance? Ma che aspetta devo un fare? Attimo, fatemi vedere. Fate un voi. Tu no, questa l'abbiamo già messa, quella di Donato. Il selfie di giornata, tutti con l'influenza, porca miseria, 950-65 su... domani gli finisco il disegno a Vale, che aveva fatto lo schizzo, così poi te lo posso mandare. La frase che dicevano è Final Flash. Ti ricordavi? Diceva Final Flash. Ah, è un urlo di battaglia. Ma comunque ce n'è un'altra. Allora sì. Guarda, vai col bianco, telecamera dedicata, e questo finalmente è Trunks. Non siamo come te, Zamasu! Non distruggerai mai la nostra voglia di vivere! Grandissimo! E adesso non dite che gli ospiti che vengono a Radio Cigliano non sono veramente insieme a voi. Ho terminato i contro selfie, spero di non averne saltato qualcuno. Selfie di giornata e foto ai vincitori del contest di oggi saranno mandati subito dopo la fine della diretta. Come vi consiglio sempre, mettete muto il vostro telefonino, perché magari ve la mando fra mezz'ora e se state dormendo mi dispiacerebbe svegliarvi. Quindi mettete muto il vostro telefonino. E prossimi appuntamenti di Radio Cigliano, sabato la diretta, se prima eravamo in due, e saremo veramente in due perché sarò io con l'ospite soltanto, sono stato lasciato da solo, ma faremo una diretta strepitosa lo stesso, diretta musicale in diretta su Radio Cigliano alle 15, giovedì prossimo 8 e 7, 15, quindi il 15 non ci sono visti, 15 marzo saremo in diretta, coppia eccezionale, restate con noi, scoprirete chi è, e a questo punto io vi ringrazio con il cuore, perché è stata una trasmissione strepitosa, mi sono divertito, bellissima, andatevela a rivedere su YouTube se siete arrivati in ritardo, perché fichissima, siamo divertiti tantissimo. Grazie a te. Grazie Ale. Valentina. Grazie a Simone anche. Grazie Vale. Valentina Mari, chiudi la puntata. No, vabbè. Chiudi Nero. Chiudi la puntata. Di cosa abbiamo parlato? Cosa abbiamo dentro? Cosa vi resta di questa serata? Scriveteci. La prossima puntata di Radio Cigliano. Continuate a scrivere a Valentina e Simone. Simone, chiudi la puntata. È difficile dopo questa chiusura, è già stata chiusa la puntata. Casomai riapro quell'altra. Apri per la prossima. Noi torniamo, cazzi tuoi. Allora, scriveteci, come diceva Vale, e vi promettiamo
che saremo presto ospiti ancora di Alessio. Evviva! Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio voi. Chiudiamo prima con la radio e poi con Facebook. Vi ricordo che fra poco questa puntata sarà su YouTube in HD. Scaricate l'app per iOS o Android. Radio Cigliano la trovate sui vostri gestori di app gratis, senza neanche... Fabiola vuole la buonanotte da entrambi. Un coro, dai. Buonanotte Fabiola. E questo è un coretto che ce l'avete solo su Radio Cigliano. Scaricate l'app per iOS o Android. Il selfie di giornata sta per arrivare. Grazie a tutti, buonanotte. Grazie ragazzi, grazie. Buonanotte, grazie, grazie a tutti e due. E ci troveremo su questi microfoni. Assolutamente. E io sono stata beata tra gli uomini. È vero. Grazie a tutti, buonanotte. Buona festa delle donne. E chiudiamo anche con voi di Facebook. Grazie veramente. Chiudiamo con la telecamera quella alta, così ci vedete bene. Grazie a tutti. Grazie per la pazienza. Grazie per il supporto. E grazie, scusate. Grazie ai miei due ospiti straordinari, strepitosi. Al prossimo dopo cena con. Grazie mille. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao.